Ah, buonasera a tutti. Questa sera abbiamo il nostro usuale incontro a venerdì. Abbiamo presente un astrofilo, vorrei dire già un amico, con il quale Polaris non ha mai collaborato prima. Una breve presentazione quindi di Piero. Piero Mazza è un visualista. Cosa vuol dire? Perché penso che tutti lo sappiate, ma è meglio spiegarsi bene. Vuol dire che guarda direttamente gli oggetti celesti. Direttamente dagli strumenti, quindi dal telescopio, dai binocoli, senza altre attrezzature in mezzo. Quindi non è un astrofotografo, e le sue osservazioni sono nel momento in cui le fa, non rimangono tracce fotografiche. Questa presentazione, peraltro, è un pochino riduttiva, perché Piero è uno dei maggiori astrofili visualisti italiani. Ha avuto un grande riconoscimento anche dalla UAI, l'Unione Astrofili Italiani, pochi anni fa, per riconoscere la sua attività, il suo operato. È appassionato di galassie, ne ha viste e catalogate, poi ci racconterà bene nel corso dell'esposizione, 26.500, quindi un numero incredibilmente alto, potete immaginare. Fra queste, quante sono quelle veramente deboli al limite della visibilità? Sarà una chiacchierata questa sera. Ci racconta Piero la sua storia, la sua attività. Paola interverrà con un po' di domande, quindi nella chiacchierata. Poi, al termine della relazione, potremo aprire spazio anche per domande del pubblico. A questo punto io direi ringrazio Piero per aver accettato il nostro invito. Ringrazio Daniele Carminucci, che è il nostro socio che è stato da tramite fra Piero e l'associazione. E lascerei la parola quindi a Piero perché così iniziamo la serata. Grazie. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie a Luigi Bernardi per le belle cose che ha detto nel mio confronto, grazie a Daniele che mi ha invitato e a Paola, insomma a tutti voi che mi avete qui stasera. Parlare di me, insomma, io non sono abituato a parlare di me stesso, diciamo che questa è una passione che mi è nata. Forse all'ultimo anno del liceo, io come vedete ormai ho una certa età, nel 75 c'era il corso di astronomia che teneva il mio professore di chimica, faceva un corso breve, un corso di astronomia, mi sono appassionato e ho cominciato a iscrivermi al Circolo Astrofili di Milano. Chiaramente all'inizio ero imbranatissimo, nel senso che mi interessavo, non sapevo niente di osservazioni, era zero sotto zero. Mi interessava però molto mi piaceva molto però la fisica, tanto è vero che poi mi sono iscritto alla facoltà di fisica. Mi interessava molto proprio la fisica del cosmo, come si evolveva, come si formavano le stelle, qual era la loro evoluzione, come è nata la vita sulla Terra, eccetera. E la passione per l'osservazione è arrivata dopo, grazie anche a un importante personaggio che girava mai da tempo nel circolo, che era Franco Bertucci, magari qualcuno di voi l'ha sentito nominare, e che aveva un modo di comunicare veramente che prendeva. Insomma, ho cominciato a appassionarmi proprio seguendo i suoi consigli. Io ho iniziato con un semplicissimo binocolo, era un 10x40 che aveva mio padre, e mi ricordo che con un manuale ancora molto piccolo, era un manuale Mondadori, quindi non apparirà nemmeno nelle slide perché era veramente una cosa minimalista, avevo iniziato a cercare gli oggetti principali, sono gli ammassi globulari, ammassi aperti, cioè quello che era alla portata di questo piccolo binocolo. E ricordo appunto che nel 76, come appunto prima volta che ho puntato un oggetto, uno strumento sul cielo, che ero alla ricerca di M2, che è un ammasso globulare nell'acquario. Però non ero molto convinto, mi sembrava che fosse una posizione un po' diversa da quella che era segnata su questo piccolo manuale. L'ho ricordato la sera successiva e ancora ho avuto l'impressione che non solo non fosse in una posizione segnata, ma addirittura che si fosse spostato verso il basso. Alla terza, io osservavo a quel tempo in Trentino, avevo la casa su un Trentino.
Alla terza notte, niente, qui c'è qualcosa che non funziona, dico, perché poi ho trovato M2 che era nella posizione giusta e non riuscivo a capire che cosa fosse questo oggetto strano che si spostasse. A quel tempo chiaramente non esistevano i telefonini, non c'era internet e così, avevo telefonato all'osservatorio di Asiago, ho fatto presente questa cosa e loro molto candidamente hanno detto guardate, questa qua è soltanto la cometa d'arresto che sta passando. Io ero caduto dal pero perché sapevo che le comete avessero la coda, che fosse. Invece questo apparire fatto come un batuffolo circolare diffuso, di aspetto appunto identico a un masso globulare, per cui è stato il mio primo impatto con una cometa. E da lì ho cominciato un po' a appassionare, insomma, a cercare sono gli oggetti, poi appunto sono passato al binocolo un po' più grande e poi insomma ho iniziato un po' così casualmente insomma l'attività, chiaramente mi sono comprato il famoso 114, però lo usavo molto saltuariamente, avevo fatto anche dei tentativi di fotografia, cioè avevo una reflex economica che avevo sistemato sul tubo, inseguivo normalmente, se ne avevo tenuto una serie di immagini negative, su negativo, insomma, che poi guardavo col visorino, ma erano delle cose molto, molto semplici, insomma, così. Però, insomma, non è stato il tipo di attività diciamo così, che mi avesse appassionato. Niente, insomma, come poi apparirà dalle slide, insomma, il primo salto di qualità, tra virgolette, l'ho fatto quando ho cominciato a comprarmi un telescopio un po' più serio, che è stato il Celestron 11. Il Celestron 11 era uno strumento un po' particolare, era dotato di una montatura Antec pesantissima, era veramente una fatica montarlo, su una testa equatoriale. Però appunto era talmente scomodo da usare che alla fine cosa facevo? Toglievo semplicemente la forcella dalla montatura, l'appoggiavo sul davanzale del terrazzo e lo usavo in alta zenitale. E ho cominciato così a fare le prime osservazioni di galassie, ma anche lì senza star lì a prendere nota, cioè, guardavo e basta, facevo semplicemente del turismo stellare. Mi ricordo di aver visto ancora nell'autunno dell'83, erano le prime volte che si vedeva la cometa di Halley, che poi sarebbe passata 86, nell'86, nell'86. come si è vista, ma si cominciava già a vedere alcuni anni prima, Ho debolissima. Mi capito. ricordo proprio Era già il debole anche 20 dicembre nell'86. dell'83, se non ricordo male, proprio si cominciava già, perché poi a me sarebbe aumentata in luminosità, si sarebbe vista meglio. Però appunto già io e l'amico Cavagna, che poi purtroppo è morto, insomma, ci eravamo dilettati a osservare questa cometa quando ancora era lontanissima, infatti nel Celestron 11 si vedeva molto, molto, molto debolmente. Questo Celestron 11 l'ho tenuto per pochissimo, poco tempo, perché una volta, per puro caso, ero capitato da un venditore di telescopi di Milano, si chiamava Miotti, che poi è stato acquisito da Salmiradi, erano due fratelli, purtroppo anche morti tutti e due. Erano Diego e Delio, e in questo negozio ho trovato Franco Bertucci, quale sapeva, perché lui sa sempre tutto, non so come, sapeva che avevo questo Celestron 11 e ha cominciato a parlarmene malissimo, dice no, ma senti, guarda, è un telescopio buio, è un telescopio qui da fotografia, sai una cosa, dallo a questo mio amico Amoretti di Sanremo, che è uno che magari te lo paga anche bene, e tu ti compri il DS10 che è appena appena più piccolo, perché 10 pollici anziché 11. Però guarda, ti assicuro che è molto più versatile e ti diverti così. Io ho seguito questo suo consiglio, ho venduto il Celestron 11, ho preso il DS10 e devo dire la verità che è stato un consiglio veramente ottimo. Perché con il DS10 ho finalmente iniziato a fare una salvia regolare all'86, mi pare, 86-87. No, non era ancora nata mia figlia. Ho cominciato a fare una survey e regolarmente a prendere nota di quello che osservavo. Insomma. Quindi diciamo, la mia attività è iniziata diciamo, intorno all'86, questa è la seconda metà dell'86. Anche questo DS10 era stato venduto ovviamente su una montatura equatoriale, io mi sono disfatto subito della montatura equatoriale, l'ho data a Luigi Fontana che ne cercava una e mi sono costruito una montatura azimutale su cui appoggiavo questo strumento, che fra l'altro era una cosa stranissima, perché il tubo era in cartone, ma era un cartone chiamato Sonocube, era robustissimo, pesante, no? Pensa.
Era molto, sì, era robustissimo in effetti, però era estremamente versatile perché io prendevo questo tubo, lo mettevo sulla questa falcella che mi ero fatto, il tangentale, e in 2 minuti, insomma, ero pronto per la sommazione. Grandissimo. No, è stata una buona esperienza, insomma, è stata effettivamente un'ottima scelta e un ottimo consiglio che mi ha dato Franco. Veramente, Sì. la persona giusta al momento giusto. Esattamente, esattamente. Allora, cosa dici? Inizio a condividere la presentazione? Dice Sì? a me? Sì, va benissimo, sì, Allora, insomma. parto. Ecco qua. La vedete tutti? Ecco, sì, diciamo che questa chiacchierata stasera era un po' nata, diciamo così, dalle ceneri di una conferenza che avevo fatto nel 2016, sì, un poco prima di Natale del 2016 al Planetario, che si intitolava Le mie 20.000 galassie. A quel tempo avevo presentato la 20.000esima galassia. Da allora chiaramente sì, le unità sono aumentate un po', ma questa è la mia 25.000esima. Che è, adesso non ricordo quando l'ho fatta, credo nel 2000, adesso gli appunti, onestamente non mi ricordo, che appunto è una galassia, come vedete, molto allungata, quasi una edge-on, che si trova in questa regione di Ercole. Ma appunto non è che sia, è soltanto appunto è una galassia delle tante, non è che abbia niente di particolare, l'ho E messa a che è il 25. numero 25.000 questo. 7.000, sì, da 25 millesimi. È la galassia cifra tonda. Sì, esatto, sì, non sto lì ogni volta a segnare tutte perché sennò non avrebbe senso. Sì, sotto infatti hanno conservato la didascalia, la tuta spalcata, cercare di osservare oggetti spesso al limite della visibilità, perché in effetti è vero, la stragrande maggioranza di galassie che vedete sono oggetti debolissimi. Ma proprio per questo mi diverto a osservare, perché molte volte non li vedo subito, ci riprovo, cambio l'oculare, magari li faccio un'altra notte in cui il cielo è migliore, insomma. Insomma, è un po' come andare a caccia di gemme nascoste, insomma, E difficilmente scovabili, insomma. dimmi un po', Piero, c'è un particolare oggetto che vorresti catturare, ma che proprio tipo la Primula Rossa, no? Il protagonista del Sì. romanzo, continua a sfuggire, a nascondersi ai tuoi occhi? Ma in effetti ci sono alcune galassie che mi hanno fatto cilecca, ho provato in tutti i modi, perché io quando vedo una galassia molto debole o debolissima, chiaramente cosa faccio? Punto il telescopio, se è il campo giusto, chiaramente provo a guardare, non la vedo, riprovo con un oculare più forte, magari non la vedo, aspetto che si alzi, la ritento una seconda volta, una terza, certe volte salta fuori. Ma ce ne sono alcune che mi sono segnate, adesso non ricordo i nomi perché li ho messi su un archivio temporaneo che vorrò tentare quando mi arriverà, spero, il nuovo telescopio. Alcune galassie che proprio non sono riuscita a vedere, non sono assolutamente riuscita a vedere. Eppure, in base a quello che vedevo sullo schermo quando facevo il programma, sembravano abbastanza, insomma, avrebbero dovuto essere nel range di visibilità, invece proprio non sono riuscita a vedere. Allora, in questo caso proverò col 28 pollici quando mi arriverà, che non è che sia un gran salto, sia chiaro, perché da un 24 a un 28, se si fanno due conti, il guadagno di magnitudine è circa 3 decimi. Però questi 3 decimi possono molte volte costituire il limite, proprio il borderline tra il vedere e il non vedere. Quindi ho questa manciata di, sono circa una decina di galassie che mi ripropongo poi di rifare col 28 quando sarà disponibile. Una decina di primule rosse, allora, ho Sì, capito. forse anche meno, se forse sono sempre, adesso dovrei vedere perché ce l'ho in archivio, insomma, stanno lì che aspettano. Ma non solo galassie, anche un paio di planetari, delle PK che non sono riuscito assolutamente a vedere, nemmeno col filtro O3 che di solito mi fa filtrare la linea dell'ossigeno 2 volte ionizzata, anche lì. C'è un po' di tutto, insomma, in questo archivio, gli oggetti che tenterò. Avanti, sì. Bene, bene, bene. Ecco, la storia mi strumento, così l'ho sunteggiata già brevemente, possiamo pure andare avanti. Ecco, questo esperimento è poco riuscito, sì, qui non si Nato. capisce molto questa qui, no, vabbè, era fatto così, era diversa soltanto la forcella, questa qui non è un'immagine di repertorio, che non è la mia, comunque è uno strumento identico.
Era un ottimo strumento, sa chiaro, un 11 pollici, un catadiottrico con un cercatore 10x40, molto bello, insomma, però un po' sprecato, insomma, per l'attività che mi ero proposto, però soprattutto scomodo da usare, perché usato in equatoriale dovevo appoggiarlo sull'avanzare, ma Sì. se mi fossi trovato, non so, sul campo, l'avrei dovuto stare per terra, ecco, quindi. In posizione, assumere posizione da contorsionista. Esatto, E sì. E quindi sono contento di averlo dato via. E qui c'è stata la svolta, poi c'è quindi. stata la svolta che dicevo con il DS10, ecco, Eccolo qua. eccolo qua. Ecco, come vedete era in montatura equatoriale, con la montatura equatoriale l'ho data a un ragazzo che ne aveva bisogno, non serviva assolutamente, anche perché aveva questo contrappeso pesantissimo. E mi sono fatto con un po' di legno, insomma, con delle asse, insomma, niente di particolare, mi sono fatto la montatura alta azimutale, ed era come dicevo, io prendevo il tubo, lo sistemavo su questa forcella e così in un attimo era pronto, insomma. Non Era pronto. dovevo stare con viti, gallette, la chitarra, insomma. Ecco, il Comet Tracker era più piccolo, 6 pollici, ma era uno strumentino ausiliario che mi ero preso appunto per fare del turismo. Infatti, questo era 15 centimetri, avevo una sezione non indifferente, infatti era più che altro nato per le comete. Anche questo, solito discorso, no, ma di questa pista, se non ricordo male, avevo preso soltanto il tubo, non avevo preso la testa equatoriale, perché anche in questo caso mi sono fatto una montatura, una forcella in alta azimutale che mettevo su un treppiede, un vecchio treppiede che avevo per un binocolo, e andava benissimo. Il vantaggio di questo strumento è appunto che sembra molto compatto, perché era un F3,6, quindi era piccolo, insomma era lungo poco più di mezzo metro. Potevo metterlo in uno zaino e infatti me lo portavo un po' in giro. Infatti c'è nella slide successiva, se non ricordo male, ecco, me lo sono portato qua in Cina, in gruppo del Sella. Mi piace anche la montagna, sì. E ho passato una volta, ecco, il Sella, il Pizzboe, è la cima del gruppo del Sella. È una cima affollatissima, c'è sempre un sacco di gente, in qualunque giorno della settimana. La prima volta che mi sono salito nel 75 pioveva in un modo spaventoso ed era pieno di gente. Quella volta lì ho avuto la fortuna, adesso alle 8 di sera, che non c'era nessuno. Mi sono veramente goduto, più che altro, ecco, la tranquillità, ecco, più che perché poi le osservazioni sono state fatte un po' saltuariamente, insomma, adesso non che abbia fatto. Però appunto c'era questa possibilità, essendo uno strumento molto compatto e versato, c'era la possibilità di portarsi nello zaino e fare queste cose qua anche. E hai visto 68 galassie con questo. Sì, chiaramente sono poche. Mi ricordo una volta l'ho portata anche sulle Alpi Apuane. Sì, chiaramente erano molto limitate, però sono qualcosina fatto, insomma. Sei riuscita a fare anche con quello. Poi è arrivato il Dobson autocostruito Ecco, da questo qui me lo 16 so. pollici. Esatto, 16 pollici. Ecco, questo qui mi è durato parecchio, almeno 16 anni, e questo qua mi sono veramente divertito. Era uno strumento, come potete vedere, piuttosto di fattura, piuttosto rozza. Lo specchio era uno specchio mid, infatti avevo comprato soltanto gli specchi. Però, siccome gli specchi mid non è che fossero proprio non più usati in fatto di lavorazione, cosa ho fatto? Ho cercato di ridurre al massimo l'ostruzione centrale. Infatti, questo telescopio qua, che veniva venduto con un secondario da 4 pollici, quindi in pratica con un'ostruzione di circa il 25% più o meno, insomma, avevo messo invece l'ostruzione avevo usato lo specchio secondario del 10 pollici, cioè molto, molto piccolo. Ma caspita. Ecco, veramente piccolo. Ecco, ma e per poter sfruttare tutto il campo. No, chiaramente ho dovuto fare una serie di disegni, di conti abbastanza semplici, sono un po' di trigonometria, sono cose molto semplici. Per poter sfruttare tutto il campo, dovevo tenere l'oculare il più possibile al ridosso del tubo. E quindi, cosa ho fatto? Ho tolto addirittura il focheggiatore, avevo fatto un foro per l'oculare da 31,8 e mettevo. Come si può vedere, non so se l'immagine non si vede molto bene, insomma, praticamente infilavo l'oculare in questo buco e lo focheggiavo tirandolo avanti e indietro. Ecco, Qua, in questo sì, punto qua. tutto qua, infatti manca il focheggiatore. All'inizio ce l'avevo, poi l'ho tolto appunto per guadagnare campo.
Pensa un po' E te. la verità è che è servito perché c'era il povero Vittorio Zanotta, un altro strofino veramente molto in gamba, purtroppo è morto sul bianco, che aveva anche lui un 40 e diceva sempre se gli davo il mio specchio, perché lui vedeva nel mio strumento, vedeva le stelle puntiformi, e io gli ho detto guarda Vittorio, praticamente il mio specchio mid è uguale al tuo specchio mid, però io ho una struttura talmente piccola che probabilmente questo mi ha facilitato. Ed effettivamente avevo delle stelle veramente puntiformi, quindi era una cosa un po'. Infatti, mi prendevo in giro tutte, ma con le scarpe senza corteggiatore non si fa, però Ma funzionava. Ti assicuro che funzionava, insomma, mi aveva salvato appunto un po' di galassie, insomma, ho cominciato a tirare un po'. 10.386 Sì, sono galassie. andato un po' in profondità, ecco. Ne ho trovate Caspita. parecchie. Poi l'ho dato a un'altra persona, insomma, quando ho deciso di fare un salto di qualità, prendendomi appunto il 24. E Eccolo qua. questo, eccolo qua, questo qua era un po' un prototipo di la didattica sul telescopio, perché me l'aveva costruito un certo Germano Marconda, non confondere col Marcon, quello di Padova, no? Era uno Ah, che sì. aveva perché infatti è un altro Marcon, un omonimo, e aveva un atelier a Paese, appunto, che è un paese in provincia di vicino a Treviso. Adesso credo che non l'ho niente, ma credo che non lavori più. Costruiva dei telescopi chiamati Ariete. Ma i telescopi Ariete avevano una montatura che era effettivamente grossa e non mi stava in macchina. Anche il 50 ce l'aveva un certo Vittorino Suma che veniva spesso da questa parte, con un 50 centimetri di Marconi. Ho provato a metterlo in macchina e non si chiudeva. Questo invece è un telescopio che aveva fatto apposta, costruito apposta, si chiama Ariete Europa, che si piega, la forcella si può piegare, tant'è vero che questo telescopio qua, ecco, le barre che sono lunghe circa 2 metri e 4, sono molto lunghe, però sono aggiuntabili, sono unite. Qui non si vede, ma c'è una giuntura. Insomma, è un telescopio che si poteva caricare anche in una panda, questo qua, un 60 centimetri. Pensa. È stato effettivamente È stata effettivamente un'ottima Si cosa. riusciva a Sì, compattare in pratica. Pazzesco. sì. Questo sta in una panda, assolutamente. Si smonta. Ecco qua. E questo sarebbe quando Il sarà 28 pronto, pollici. il 28 pollici. Chiaramente avrà un cercatore diverso, perché innanzitutto il cercatore, ecco, questa è sempre stata un po' la mia mania, insomma. Se cercatori lì con il prisma, io li detesto, perché non riesco, sarò un handicappato, non lo so, ma non riesco a trovare niente, non riesco a puntare gli oggetti con cercatore da prisma. Allora gli ho detto a Reginato di farlo assolutamente a visione diretta. E dice, ma quando punti in alto, quando magari ti vengono qua, preferisco che mi fanno venire la cervicale, ma io ho bisogno di puntare in modo diretto, quindi non voglio prismi. E lui noterà addirittura un 16x80. Ah, Perché dice caspita. che mi sarei accontentato di uno più un picco, poi dice: no, guarda, con il telescopio lì va bene il 16x80. Adesso vediamo quando la montatura, il telescopio di per sé è già pronto, però mi devo ancora fare lo specchio. E non mi faccio fretta perché Reginato è una perfezionista, quindi mi ci tiene, insomma, a farmi un oggetto, insomma, fatto a una regola d'arte. E la cosa strana è che pur essendo più grosso del mio attuale 24 pollici sarà più corto perché ha una focale, vedete, la parte focale è estremamente spinta, anche poi dovrò valutare se prendere un par coro perché non so se si creerà del coma quando poi magari le stelle non sono esattamente al centro. Dovrei Comunque, provarlo. certo, lo provavo. Però il fatto che abbia una focale di 2,2 metri contro i 2,7 mi facilita, nel senso che non dovrò più montare sull'ultimo gradino un po' traballante della scala. E mio amico mi ha fatto delle staffe laterali per stabilizzarla, però siccome spesso io sono o su un prato o su un terreno sconnesso, comunque balla. Sì. Insomma, quando avrò una certa età più giovane, cioè andare così in bilico sull'ultimo gradino della scala è un po' pericoloso. Con questa L'equilibrista, è esatto. Questa qua, essendo circa mezzo metro più più corto, corto. mi impedirà di andare in Cina, quindi è un altro vantaggio, insomma. E anche Ma questo dimmi un avrà po' messo. una Sì. cosa, quando tua moglie ha saputo dell'arrivo di questo nuovo telescopio, che cosa ha detto? Niente, commenti.
Si possono sapere. Puoi immaginare, ma più che per il telescopio, più che per il telescopio, il grosso commento l'ha fatto per la macchina che devo per prendere. La macchina. Ecco, sì, perché questo telescopio qua, come vedete, non è uno, diciamo così, un folded come la Vieta Europa che si piega. Vedete che la forcella ha queste due spalle che sono piuttosto alte. E io che ho una station wagon, non mi ci starebbe. Allora ho dovuto ordinare una macchina, anche questa qui, chissà quando mi arriverà, l'ho ordinata nel settembre dell'anno scorso, che è un Volkswagen Caravelle, cioè tipo furgone. E mio moglie ha già detto che questo qui l'ha definito cassone, carro funebre, ha detto che non ci metterà piedi. Beh, insomma, ti sostiene. Moltissimo, sì, sì. Aspettate, a me serve, io vado all'utilità, sennò come lo trasporto sul telescopio. Ho sentito i consigli più strampalati, di prendermi un carrello appendice addirittura. Ma è rischioso, perché poi magari mi si ribalta, se mi cade sta roba qui, poi mi uccido veramente. No, l'unica... È una macchina appunto fatta tipo furgone, ecco, c'è poco da fare. Sarà un carro funebre, ma almeno è utile per trasportare questo sì. Gigante. Il primo Atlante del cielo. Ah, il primo Atlante del cielo che ho avuto è stato questo. Purtroppo non ce l'ho più, questa qui è una foto che ho trovato su internet. Aveva delle cartine. Questo qui sembra quasi è più piccolo di un formato A4, è decisamente più piccolo, ma le cartine erano quadrate e sono state, non so, 12x12. Era veramente un po'... Questo è un altro. Era un pochettino più serio. L'ho usato poco, devo dire la verità. Quello dopo invece è un po' più interessante, appunto, era Himmel Atlas, che... Aveva lo stesso limite, sia la Kine sia la Kine l'Atlas, portava lo stelle fino alla magnitudo 6,5, che è considerato naturalmente il limite della visibilità più lungo. Però questo in Atlante era già molto più serio, era tedesco, e ce l'aveva appunto il mio insegnante di chimica nell'ultimo anno del liceo, quando aveva fatto il corso di astronomia. Mi era piaciuto e ho voluto prenderlo anch'io, però non si trovava. Allora, mio padre, che a quel tempo intanto lavorava, andava a Monaco per lavoro, gli ho detto, senti, prova a vedere se per caso me lo trovo, e me l'ha trovato. E quindi era già, si vede poco qua, ma era già un po' a colori, si vede un po' la via, a sinistra di Orione, la Via Lattea Invernale, ha un leggero colore azzurro, insomma, era bello. Ah, questa zona, sì. Ecco, esatto, un po' più azzurro. Sì, sì, è vero. E questo qui l'ho usato abbastanza, insomma, ho cominciato a cercare degli oggetti perché sono riportate appunto a masse aperte, nebulose, le galassie principali, eccetera, insomma. Sì. Però il primo salto, ecco appunto, l'ho avuto qua, nel bachelor, e questo è un Atlante fatto molto bene, veramente fatto molto bene, che mi aveva procurato uno studente universitario nel 77-78, insomma, me l'aveva fatto avere un prezzo di favore. Era un Atlante cieco, ovviamente, ma fatto veramente molto bene. Aveva delle cartine tutte quante a colori, stelle fino alla magnitudine, credo, poco più brillanti della nona, se mi pare fino all'8 e 7, 8 e 8. Segnava tantissime galassie, però molte galassie erano lasciate anonime, cioè il numero di catalogo era portato solo per le principali, le altre erano riportate solamente come dei piccoli ovali, ecco, qui, esatto, qua se ne possono vedere alcune che non hanno la denominazione, però insomma era fatto bene. Soprattutto mi piaceva molto, cosa che poi non ho più visto neanche nel Tyrion, il fatto che riportasse le nebulose oscure effettivamente in grigio, grigio le riportava invece in bianco, quindi come... per ricalcare un po' il nero del cielo, insomma, come se fosse. Beh, in effetti così è più aiuto, è molto più di aiuto. Esatto, è molto più di aiuto, sì. Però non ho visto questa caratteristica. Ce l'ho solo il becero, ce l'ho ancora, lo conservo, infatti mi piace, non vale tanto. Sì. Per chi inizia questa attività da visualista, quale tipo di Atlante consigli? Consiglieresti? Ma consiglierei sicuramente il Tyrion, che è un po' un'evoluzione di questo, anche perché il Bachelor non so se si trova, non credo che si trovi più, è stato prima Atlante vecchio.
riporta le coordinate all'equinozio del 50, quindi non è che ci sia molta differenza chiaramente, però insomma è una pianta ormai un po' vecchia, non, ripeto, si può trovare forse da qualche amatore che lo vende. Sicuramente il Tirio, l'ultima edizione, che è una pianta fatta molto bene, molto preciso, ha delle carte come questo qua, un fold out, sempre a colore, perché è buona pianta, sicuramente me la da consigliare. Quattro stelle fino alla magnitudine 8, sono segnate tutte le galassie anche con l'orientamento corretto, le più brillanti, certo. Perché cominciano benissimo. E bisogna anche che chi incomincia impari a leggere gli Atlanti, perché non è così scontato, non è così facile. Esatto, infatti. Bisogna cominciare a familiarsi con le costellazioni. Infatti, infatti. Il maestro. Eccolo qua. Eccolo qua. Col suo... Lui aveva un 26 pollici. E questo, devo dire la verità, veramente un indomito. Credo che adesso abbia 80 anni, sono 80 anni, forse anche passati, ma continuo ad andare a osservare, va in giro, tiene conferenze dappertutto. No, ma è veramente una persona molto in gamba. Ed è quello che mi ha trasmesso questa passione. Io lo considero ancora oggi il mio maestro, quando ho dei dubbi su certe cose, chiedo sempre a lui. Insomma, è sempre un libro aperto. Poi ha una cultura immenso, cioè, ha una memoria fenomenale, insomma, lui è un grande una fortuna. Sì, veramente. Quando lui presenta le costellazioni al planetario, recita tutti i numeri a memoria, parla delle... Complimenti, mamma mia! Sì. Sulle stelle sa appunto il diametro, distanza, temperatura, tutto a memoria riesce a fare. Io, se non ho i miei appunti, non faccio niente. Ma è veramente in gamba. Certo che però trasportare un telescopio in questa maniera non so se sia proprio l'ideale per il telescopio, mi sembra No. che sia un po'... Sì, infatti, a me non piace assolutamente, perché il telescopio deve sempre tenuto in posizione verticale, cioè lo specchio deve riposare, deve stare alloggiato in modo verticale. Probabilmente lui lo fa per comodità, per non stare lì a montarlo e smontarlo ogni volta, sicuramente sì, non è il modo migliore, anche perché tende un po' più a scollinarsi. Non è che questi telescopi qua si collinano con laser, è sì, vero, sì. Però portare il telescopio in questo modo qua mi darebbe veramente fastidio. Eh sì. Oh, il sito per le osservazioni. Ecco. Sì, quindi ne ho passati, devo dire che non tantissimo, ho cominciato ad andare, andavo veramente al passo del Pertus, con un avamposto sulla Prealpi Bergamasche. A quel tempo, l'ho frequentato fino a circa una trentina d'anni fa, era, diciamo così, tra virgolette, decoroso. Purtroppo, essendo molto cospicente la pianura, si può immaginare, insomma, al di sotto dell'equatore celeste si vedeva poco, insomma, verso nord era abbastanza decente. Adesso non so, con i nuovi criteri di schermatura delle luci, magari un po' migliorati. Visto che adesso sono un certo spirito in Brianza, abito abbastanza vicino, magari un giorno andrò a vedere. Un sito che frequentavo spesso è abbastanza vicino in linea d'aria, era il Passo San Marco, questo era un po' più alto, sui 2000 metri. E andavo spesso con il mio amico Stefano quando cercavo le supernove. Anche questo ci aveva il vantaggio, effettivamente, insomma, era un po' più in alto, il cielo era molto bello, però siamo da capo verso sud, era sempre un po', c'era sempre un po' di un alone che emanava dalla pianura padana, Che dava fastidio. ed era fastidio. I cieli migliori li ho visti in Val d'Aosta. Una località si chiamava Torgnona, dove andava Roberto Pavisio, che al tempo era presidente del Circolo Astrofili di Milano, e il colle del Nivolé, che quando è bello, perché se è brutto È terribile. l'uragano è terribile, perché ha Infatti. questo nome, o se no, dove vado ormai da anni quasi esclusivamente, appunto, anche Daniele. E appunto la zona del Passo del Giovà, perché essendo a sud stavolta della pianura, diciamo, verso sud si punta verso il mare, dove effettivamente l'inquinamento luminoso è ridotto moltissimo. Insomma, si può vedere appunto un po' Genova, ma Genova non è che spara come Milano, ovviamente, si vede appena appena, insomma. Quindi, e tra l'altro,
In una valle abbastanza vicina, perché su alcuni crinali che ho frequentato spesso si vede il mare, dal Pensa. Lesima, dal Monte Chiappe, dal Monte Lesima, dall'Ebro, insomma, si vede il mare. Sì. E quindi, Pensa, insomma, pensa un po'. è Sì. bello, sì. E mi trovo bene, è buio, c'è poca Ecco gente. qua. Cioè, ecco, esatto. Questo è stato chiamato il pratone degli astrati milanesi, non so chi gli ha dato questo nome. No, no, ripeto, gli hanno dato nome bizzarro, il Pian delle Stelle, il piano delle stelle, Ah, andate a leggere. beh, bello, Sì, poetico. molto bello. E qui si vede ancora il mio vecchio 16 pollici a sinistra. Quello lì è ancora vecchio, sì. È una foto un po' che è un po' E di anni. questo? Questo qui credo che sia, oddio, questo qua, non mi ricordo, chi è che c'era? No, ma questo qui credo che sia un 30, eh? È un 30, perché vedo quella montatura classica, non mi ricordo che c'era a quel tempo, perché è una foto vecchia questa. C'era Sì. Daniele. No, C'era no, 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 Daniele. non lo conoscevo ancora, non lo conoscevo, non lo so, anche perché incontro un po' contro luce, non si capisce bene com'è che l'ha fatto. Visto così, che essendo più vicino, mi sembra più in 30, un 30 più un 40, però adesso onestamente non so cos'è. Qua. Sì, esatto, si trova proprio in fondo nella cuspide più meridionale della Lombardia, dove confina con Piemonte e l'Emilia. Raggiungibile, sì, da Milano diciamo anche un paio d'ora. Da Genova un'ora e mezza. Eh sì, infatti, Sì, immagino. infatti. Traffico Guarda, limitato, infatti, infatti. questo è vero, mi è capitato di fare della notte, specialmente invernali, nei giorni feriali, intanto vado su, anche quando lavoravo, insomma, andavo spesso solo nei giorni feriali, poi vabbè, dormivo 2 ore, andavo a lavorare mezzo rincoglionito, si può dire questa parola? Non so. No, me l'è capitato che ti metti di fare molte notte senza veder passare nessuno. Cioè, Che questo bello. è un vantaggio, effettivamente, perché ti disturbano. Veramente. Versione Questa è invernale. versione invernale, questa è più recente, si vede già il mio Dobson da 24 pollici. Sì, io vado su anche l'inverno, insomma, chiaramente. Adesso lo spiazzo era ancora praticabile perché ce n'era poco, ma certe volte non è assolutamente praticabile perché passa lo spazzoneve e ammucchia molto gentilmente la neve di fianco, quindi non si passa più. Allora li devo mettere al lato della strada, schiacciato il più possibile perché chiaramente per non ostruire. Ho uno spallatore di plastica di quelli pieghevoli, mi faccio il mio spazio. Però il problema è che anche al lato della strada, se io appunto, cerco di mettermi in modo da non creare fastidio al traffico, anche in questi casi qua d'inverno, durante i giorni feriali non passa nessuno, però il problema è che quando appunto telescopio, non so, anche a 45 gradi, finisco in mezzo alla strada. Ah, porca miseria, è vero. È brutto, infatti, più di una volta, infatti, quando vedevo le luci proiettare sulla collina di fronte, cioè qui passa una macchina, magari stavo per puntare la galassia, dovevo alzare il telescopio, lasciare passare la macchina e poi rifare il punto meta. È una situazione sì, un po' precaria per osservare, però La insomma, dura quando vita di un astrofilo, di un vero astrofilo. molto, molto dura, invece il freddo si sopporta. Questa qua l'ha fatta mio amico Davide, che è un ottimo astrofilo, adesso si è trasferito da diversi anni giù in Puglia per lavoro. Quello di destra del mio telescopio, quello di sinistra era il suo 40 che usava. E qui infatti eravamo al lato della strada. Sempre eravato lì. La pianificazione delle sessioni osservative. Esatto. Allora, È qui si entra un po'. importante. Sì, è molto importante perché senza un programma chiaramente non si combina nulla. Cioè, bisogna assolutamente, appunto, prefiggersi una meta, insomma, farsi un percorso e cercare di stare in quello, insomma, senza deviare, perché sennò, appunto, perché ci vuole tempo per cercare galassie deboli, il tempo vola via come niente. Certe volte mi capita di fare magari anche 6, 7, 8 ore e di non accorgermi, insomma, perché il tempo ti vola via.
Ecco, questi qua sono in pratica i due atlanti che io utilizzo per osservare, non ne utilizzo altri, cioè l'orometria, Cronometria, sì. esatto, il primo volume, cioè la prima edizione, che per me è la migliore della seconda, che è un po' più pasticciata come cartina, l'emisfero, diciamo, settentrionale, l'emisfero meridionale, quello blu e quello rosso, come atlante cartaceo, e poi Megastar, che invece è un programma purtroppo molto vecchio, non è più stato, insomma, so che c'è una piccola, io non ce l'ho ancora, non l'ho fatto, ma credo che non so se mi serve, c'è un piccolissimo aggiornamento che hanno fatto nel 2011-2012, ma il progetto è quasi morto da una quindicina d'anni, non è più stato rinnovato, ed è un peccato perché per me resta ancora oggi il miglior atlante, parlo di atlante, non di Sì, software sì, di sì. simulazione astronomica, ma il miglior atlante elettronico che esiste, Ah. anche se ha dei piccoli difetti che magari vediamo, ma più che altro perché ha la possibilità di sovrapporre, questo è vero come fanno anche altri atlanti, ma per esempio il guide, che è un altro atlante elettronico che ho usato qualche volta, quando si sovrapponevano le cartine del Palomar, le faceva tutte sovraesposte, non si riusciva a capire se la galassia poi era debole, se era. Invece questo, dopo vedremo fatti degli esempi, questo qui invece mostra le galassie in modo molto naturale e quindi Ah. aiuta tantissimo a fare una preselezione di quello che vedo. Pensa a te, Ok. insomma, quindi in base a quello che vedo posso già intuire se la galassia sarà più o meno visibile, se sarà debole, se sarà facile, così. Quindi io mi trovo veramente molto bene su questa piante. Sì, vabbè, io non utilizzo Windows, utilizzo Linux, però so che su Windows 10 su Windows 11 credo che non si possa più installare. Infatti, per farlo funzionare con Windows, io utilizzo una vecchia directory preinstallata di una versione precedente e lo avvio direttamente da lì. Funziona, finché funziona lo tengo. A meno che non Ok. funzionasse più, sarà un po' un problema, in effetti. Adesso interrompo la condivisione Ah, e allora, subentri tu. subentro io che magari, ecco, magari vi faccio vedere come che pianifico le osservazioni. Cercherò di essere il meno noioso possibile. Provo a condividere lo schermo. Sì. Un po' cosa succede. Dunque, l'host ha disabilitato il partecipante, non si vede niente. Allora, guarda un po'. Aspetta, riprovo. Desktop, adesso questo. Cosa che condivido? Condivido il desktop, credo, sì, è un po'. Bene. Si vede? Ok. Sì. Ecco, ok. Allora, dunque, vediamo un po'. Cerco di vedere come faccio, insomma, come pianifico le mie situazioni, cioè come vado a perdere tempo e sonno durante la notte. Allora, innanzitutto, nelle slide che sono state oscurate, avevo fatto l'esempio della carta 194 dell'uranometria, che è Sì. questa. La vedete? Ecco. Ecco, come vedete, è una delle zone più ricche di galassia, perché siamo nell'ammasso chioma Di verde, Berenice. Virgo. Qui c'è una Virgo, e qua c'è la chioma di Berenice. È la Sì. parte, diciamo così. Siamo più occidentali della massa della chioma vergine. Allora, adesso per programmare l'osservazione, che cosa faccio? Devo prima di tutto aprire questo file. So se lo sentito, la magnitudo pagina uranometria. Qui in pratica ci sono, chiaramente adeguata soltanto quelle visibili, infatti qui è riportato. In nero sono riportate quelle della prima edizione, in blu quelle della seconda edizione, che sono galassie molto basse. Ok. Veramente più sotto la carta 300 luce non posso andare perché non ci arrivo fisicamente col telescopio. Queste sono tutte le carte di orometria nella quale ho riportato la magnitudine massima che sono riuscito a raggiungere, che mi serve per evitare di fare doppioni, perché se io voglio fare delle galassie nuove, non voglio fare doppioni. Allora, abbiamo parlato della carta 194. Vediamola qua, ecco, nella carta 194, io indico con la Q perché sono sempre chiamati quadri, quadri di orometria, comunque è la stessa cosa.
Ecco, nella carta 194 risulta che io ho fatto le galassie fino alla 15.3. Ecco, attenzione, nell'immagine che vi ho fatto vedere prima, nell'anemometria, non sono riportate le galassie fino alla 15.3. Però, diciamo, in questa plaga del cielo, questa plaga qua che vedete, il Megastar la chiama comunque carta 194 dell'anemometria. Quindi non è che il discorso non cambia. Quindi nella carta 194 ho fatto galassie fino alla 15.3. Quindi per Fino alla andare. quindicesima magnitudine, 15.3? 15.3, 15.3. Porca miseria! Sì, ma attenzione, qua c'è da fare un piccolo discorso. Occhio che il Megastar è molto ottimista, è molto ottimista, anche perché non specifica mai, quando viene fuori poi vi faccio vedere, quando viene fuori poi l'elenco degli oggetti, non specifica mai se è una magnitudine fotografica, se è visuale, se è nel blu, se è nel rosso, mette questa magnitudine. Però è molto ottimista in effetti, certe volte. Quindi per andare oltre, cosa devo fare? Devo cercare le galassie di 15.4. Allora faccio questo lavoro qua, apriamo il Megastar, sovrapponiamo magari ecco, le immagini delle DSS, vado qui su Database, Utilities, no? Cosa faccio? E imposto i filtri, il limite. Allora, in questa carta qua che abbiamo visto, aspetta che abbiamo visto, un pochettino, ecco, in pratica cosa vado a fare? Vado a impostare le galassie visibili tra le 12, vedete qua, tra le 12.32 di ascensione retta e le 13.4. Ecco, lascio da perdere gli estremi, sia in ascensione retta sia in declinazione, perché comunque c'è una sorta di overlapping tra le varie carte, quindi non tenderà a cercare gli estremi. Quindi a me interessa semplicemente andare a impostare, diciamo così, la cartina che poi mi stamperò tra le 12.32, come riportato qua, alle 13.4 e in declinazione tra più 6 e più 17, anche in declinazione lascio da parte gli estremi. Benissimo. Allora, abbiamo detto dalle 12.32 alle 13.04, declinazione da più 6 a più 17. Magnitudine abbiamo detto 15.4. Ecco, qui potrei metterci anche 15,5 volendo, però dal momento che questa cartina, diciamo così, è nell'ammasso della chioma della Vergine, dove ci sono tantissime galassie, basta semplicemente un decimo di magnitudine per crearmi parecchie galassie, quindi inutile che me ne faccio tantissime che poi non riesco magari neanche a vedere nella notte. Quindi Ok. lascio da 15,4 a 15,4, cioè praticamente solo le galassie di E 15,4. 15,4, ok. Gli do ok e vediamo cosa mi dice il filtro. Scusate, la lista degli oggetti. Lista degli oggetti che mi dice che ci sono 20 galassie. Tutti e Caspita. 20 oggetti. Ecco, io adesso mi salvo questa lista, chiaramente, ma la metto, posso mettermela dove voglio, in questo caso comunque non ha importanza. Mi salvo questa lista e andiamo a aprire con questa la lista delle galassie che mi sono salvato. Quindi sono 20 galassie. Attenzione però, queste 20 galassie purtroppo me le devo controllare tutte una per uno. Perché? Per due motivi. Primo perché alcune potrei già averle viste. Uno, vabbè, potrebbe dire, insomma, hai detto che le hai fatte fino alla 15.3, quindi se fai la 15.4 è chiaro che non le hai viste. Invece no, non le ho viste perché in questo file qua che vi ho fatto vedere prima, quello questo qua, quando, ad esempio, nella carta 194 ero ancora fermo, non so, alla 14,5, alla 14,6, insomma, una magnitudine più bassa, poteva capitare che nello stesso campo ci fosse anche una galassia, magari di 15,4, 15,5. Quindi se era vicina, io comunque andavo a cercare di osservarla, se la vedevo me la descrivevo. Quindi poteva Ok. capitare che anche qua il limite era molto più, non so, 14,8, in realtà potevo aver visto galassie anche più deboli. Allora, per evitare appunto il discorso che dicevo di fare i doppioni, me le vado a controllare tutte una per una. Adesso chiaramente non lo faccio, perché sennò mi Certo. annoio. Facciamo soltanto un esempio, perché prendiamo la prima. La prima è Sì. la 3500. Allora, come faccio a sapere? Scusate, questo qui non possiamo anche chiuderlo, perché non serve più. Come faccio a sapere se l'ho fatta o no? Beh, apro questo file qua. Per quello che avevo passato anche a Daniele, dove sono segnate tutte le galassie che ho visto con i vari strumenti. Vedete? È molto lungo, insomma. Caspita. Sì, sono tante.
Caspita. Ti porto la mia IC 3500 e vado a vedere. Ecco, me la dai in rosso, quindi galassia, non, termine non trovato. Questa galassia non l'ho in effetti osservata. Allora, la lascio nell'elenco? Sì, però prima voglio vedere se è effettivamente visibile, perché potrebbe anche darsi che Ok. sia una cosa invisibile. Allora, andiamo a segnare qua. Ecco, è un oggetto, lo vedete? È Sì, un oggetto lungo. all'interno di quel cerchiolino. No, il cerchiolino in questo caso purtroppo è un po' sballato, è un po' Ah, come una ok. galassia E qua. quello sopra. Ecco, è Ok. molto debole. Sicuramente questo sarà un oggetto debolissimo, però da come appare Sì. ti posso anche magari, si può anche aumentare un po' il contrasto volendo, da come appare dovrebbe potenzialmente essere visibile. Non è detto che la veda, però non è una galassia che scarto a priori, potrei anche vederla, ma in questo caso io me la tengo nel mio elenco. Vediamo prima Ok. questa, vediamo, facciamo la IC 3517, rifacciamo il controllo. Ecco, questa risulta invece osservata. Ho L'hai già fatto una fatta, sì. gente in sé. Per cui questa galassia verrà chiaramente espunta. Si cancella. Ecco, Ok. adesso chiaramente ripetendo questo procedimento per tutte le galassie, arrivo finalmente alla cosa finale, che è questa. Ecco, da 20 galassie sono passate a 14. Ok. Perché alcune o sono state viste oppure erano talmente deboli che non valeva la pena. E questo qua, ecco. E Allora, quindi questa. quelle 14 galassie sono quelle che tu Sì. prevedi di vedere quella serata osservativa. Esattamente. Sono galassie che sicuramente non ho visto e che è probabile che posso riuscire a vedere in base a queste. Tenterai Che di tenterò di beccarle, cioè di vedere. catturarle. Ok. Esatto. Allora, a questo punto cosa faccio? Si va su database. Observing list, cioè lista di galassie osservative, dico, scegli la lista delle galassie osservative che hai fatto, ed sono queste qua, la carta 194 corretta. Ecco. Sì. Ah, un momento, dimenticavo una cosa importante, aspetta, chiudo un attimo qua perché ho tralasciato. Siccome devo stampare una cartina che sia più simile possibile alla carta di granometria che abbiamo visto prima, devo chiaramente impostare il Megastar in modo tale che mi faccia vedere quello che la cartina come vuole interessa. Allora, cominciamo a togliere questo. Riduciamo chiaramente, cioè in pratica aumentiamo moltissimo, perché questo qui è un campo molto stretto, chiaramente, sono 16 primi, tutti qua. Quindi dobbiamo aumentare tantissimo il campo. Io ho fatto un po' di prove, mi trovo meglio mettendola in 5 gradi. Quindi mettiamo campo di 5 gradi. 5 gradi, si riduce tantissimo. Poi, ecco, sì, ma adesso no, questo qui non è un problema, adesso poi vanno tolte. Metto la Ok. griglia che mi serve per la bella cartina. Poi in questo caso stelle, filtro di magnitudine, di solito si lascia su un automatico, però in questo caso nella cartina preferisco metterlo sul manuale perché voglio vedere delle stelle un po' più deboli, quelle che vedo col cercatore, quindi metto sul 9-4. Ecco, a questo punto che cosa faccio? Vado a prendere il database, gli dico, vengo a cercare la lista che mi sono preparato prima, lista esistente, questa, e questa qua, 194, carta 194, corretta, quindi espunta le galassie che non mi servono. Ok. Apri. Ecco, molto importante, segnami soltanto queste galassie che mi servono, non mi serve Ok. tutta questa cavolata. Cosa Ha faccio? eliminato tutto e ha Ho lasciato eliminato, ecco, quella. sono rimaste, e questa qui poi me la stampo, faccio qui, faccio la mia stampata, e facendo la stampata arrivo a questa carta qua. Vedete, Ok. questa in pratica è la stessa cartina dell'organometria, vedete qua, Epsilon, Virgo, Rho, Virgo, qui abbiamo la 29, 27, 30, la coppia 32, 33 della chiome, e qui la stessa cosa, Epsilon, Virgo, la Rho, 28, 27, eccetera, è la stessa 27. cartina, però soltanto con le galassie che mi servono. Ripulita, diciamo, tolta da tutto quello che a te non Brava, interessa. esattamente, perché Ok. sennò la cartina sarebbe assolutamente illeggibile. Eh E a sì, questo eh punto sì. basta, mi stampo queste galassie qua, cercando, chiaramente non uso quest'ordine, cioè, evito di fare, adesso dove l'ho messo? Queste sono ordinate in ascensione retta, ma chiaramente non le ordino così. Cioè cerco di stabilirmi un percorso per ottimizzare il tempo. Per esempio parto da questa, dalla 3609, poi faccio 3500, eccetera.
Quindi prendo quella, mi stampo la mia cartina, questa qua, e questa è la cartina che mi porto sul campo. Ah, ok. Ecco, funziona in questo modo qua. Caspita! Ecco, ma chiaramente perché non me la stampo in... questa è, diciamo, 3609, e rimetto le cose come erano prima. Uno potrebbe chiedersi, perché il campo è un 16, e un 16 prodotto qua, sono sparite le stelle, se ce la rimettiamo, magnitudine filtro in automatico. Guarda che abbiamo detto 3609. Ecco qua. Perché è venuto così? Ecco, perché non la stampo così? Mi dice che sarebbe più semplice. Perché semplicemente non voglio farmi influenzare troppo da quello che vedo. Ok. Mi è capitato prima volta di vedere delle galassie magari orientate da nord a sud, che poi invece in realtà sono orientate da est a ovest, perché il megastar ha degli errori, c'è anche ok. Quindi per non farmi influenzare troppo faccio questo lavoro qua, insomma, me le faccio soltanto così, quei simboli. Molte volte qua potrebbero esserci delle stelline non segnate, faccio per dire. Insomma, sì, beh, certo. Sono indicative, poi chiaramente guardo quello che vede, ecco, cerco di descrivere quello che vede. Certo. Questo è il modo... Adesso ho vomitato un sacco di parole, ma vi assicuro che è molto più semplice da fare che non da studiare. Sì, sì, in effetti sembra una cosa complicatissima, però una volta imparata la tecnica, sì, immagino pochi, che... Sì. Sono pochi passaggi, alla fine, sono pochi passaggi. Sì. Ecco. Niente, questo qua adesso... Beh, in effetti così facendo poi non ti sfugge niente, tutto quello che hai la possibilità di osservare lo osservi. Esatto, esattamente, esattamente, sì. Adesso ti richiudo, non so qui non serve più, perché chiudo un po' di programma. Ecco. La condivisione si può a questo punto interrompere, se vuoi, com'è che devo fare? Devi andare su interrompere. Stop share, sì. Sì, ok. Okay. Adesso possiamo riprendere, se volete, con le slide. Ecco, eccomi qua. È un database di... Scusa, ah no, tutte queste cartine che faccio, no, col tempo mi sono diventati migliaia. Poi i vari pacchi li passo a Bertucci. Ah. Al mio maestro, così anche lui intanto si diverte, guarda, visto che sono già pronte, perché sennò le butterei via. Corregge i compiti, vede se hai fatto tutto bene. Sì. Ma quello che pensa anche, quello mi ha fatto il vostro favore, in verità, un grande astrofilo, che purtroppo non osserva più perché anche lui ha dei problemi di vista, però è un grandissimo esperto, appunto, un grandissimo informatico, se intendi, si chiama Gianni Caglieris. Uno che fa conferenze, e come una volta ha preso il mio database, me l'ha controllato, perché siccome faccio tutto, diciamo così, le coordinate, tutto quanto, faccio tutto a mano, sono inserisco nel computer a mano, è inevitabile che capitano degli errori, quindi mi ha parlato diversi, quindi mi ha fatto anche un favore se mi ha controllato. bene. Questo... Oh. Ecco, questo è un grafico così, una curiosità che ho fatto, che indica più o meno le uscite che ho fatto, a partire dall'80, ecco, qui ho segnato dall'88, perché le prime erano effettivamente un po'... Ecco, come vedete, qui c'è stato un anno favoloso, il 2007. Questo. Sono riuscito a fare 40 uscite, ma... Qua c'è stato questo buco. Questo buco qua, che sono fatto pochissime, non è che abbia fatto il lavativo, che ho voluto, è stato il periodo in cui cercavo le supernove. Ah, è vero che sei anche un cacciatore di supernove. Lo facevo, per cui tutte le uscite che facevo erano mirate a cercare le supernove, quindi galassie nuove le facevo pochissime. Per questo c'è questo... Quindi avrai un elenco di tutte le supernove che hai osservato.
Dunque, no, avevo un elenco, però a quel tempo lo facevo ancora a cartaceo perché ogni nottata dovevo compilare un modulo che poi passavo a Pesce, lui a sua volta lo inoltrava a questi Ok. vigili e cortini di Forlì, che erano un po' i capocce, diciamo, che avevano organizzato questa cosa. Ma dovrei avere qualche cosa forse in archivio di vecchie, appunto, di questi Vecchi manifesti appunti. piano, sì, non usavo ancora, li facevo anche al computer, però era poca roba, insomma. Ma era un lavoro interessante, ma di routine, insomma, guardavo sempre le stesse galassie, quindi. Ecco, incredibilmente utilizzate. Ecco, qua c'è sempre stata un po' una, tra virgolette, un contenzioso tra me e il mio maestro, perché lui è stato lì da tempo, perché molte volte si chiedeva come fosse stato possibile che io avessi visto delle galassie col 40, quando lui non le aveva viste con il 65 che ha. E io ho cercato di spiegargli, guarda che è molto importante, perché lui usa pochissimi ingrandimenti in effetti, eh? Lui usa oculari molto lunghi. Io gli ho detto, Franco, guarda che ti assicuro che se tu usi forti ingrandimenti, aumenti il contrasto e ci sono delle galassie debolissime che non si vedono a bassi ingrandimenti e che le chiudi fuori. Questi sono i due oculari ETHOS, molto belli, sono un po' pesanti, ma Due li teleview. utilizzo. Sì, TeleView della ETHOS, esatto, sono un 1,8 e un 6 mm. Ecco, perché utilizzo questi due oculari? Perché sono perfettamente parafocali, cioè io quando li cambio non devo correggere neanche una virgola del ricercatore. Caspita, E qui è comodissimo, li veramente. cambio come niente, così. E questi mi danno appunto questi ingrandimenti 340-450 che permette appunto di vedere galassie molto molto deboli. Non so se ho portato qua sotto, quella dopo, se non ricordo, un esempio pratico. No, forse no, allora forse dopo. Andiamo avanti, Sì, vediamo un po'. andiamo pure avanti. Ecco, questo, esatto, questo qui è un grafico che avevo fatto che appunto spiega l'importanza di usare ingrandimenti alti in astronomia. Quando aumenta, attenzione, quando si fanno certi tipi di osservazioni, è chiaro che se uno vuole osservare una nebulosa estesa, no, non gli servono. Perché il fattore crepuscolare è proprio una formuletta molto semplice, vedete qua, che permette appunto di vedere quanto uno strumento risponde bene, come dice la parola stessa, al crepuscolo, cioè in condizioni di luce critica. Ecco, è data questa formula qua, cioè la radice quadrata di ingrandimento per il diametro, no? Meno questo fattore correttivo, perché se non ci fosse questo fattore correttivo significherebbe che più uno ingrandisce, Non più c'è. il diametro è più il fattore crepuscolare aumenta, invece non è così. Oltre un certo limite l'ingrandimento, poi la visione si riduce, Chissà quindi è se c'è il wifi, importante. l'amico c'è mica adesso. Com'è? Niente. Ah no? Ecco. Da questa espressione, come si fa a trovare il valore ottimale? Il valore ottimale? Beh, adesso non è inutile stare qui a fare i calcoli, insomma, bisogna, questa qui è una semplice equazione, se vogliamo, una variabile i, si deriva questa funzione, derivando la funzione sa che si trova un massimo o un minimo, in questo caso si trova un massimo. E derivando l'espressione appunto alla variabile i, e vedendo dove questa si annulla, cioè dov'è il massimo o il minimo, ma in questo caso ci interessa il massimo, si ottiene questa formula approssimata che però funziona benissimo, cioè che l'ingrandimento è uguale al diametro espresso in millimetri diviso per 2. Se questa espressione qua noi dividiamo entrambi i membri per i, per l'ingrandimento, moltiplichiamo per 2, ci accorgiamo che l'ingrandimento massimo è grosso modo, qui è il massimo, è chiaro che non è molto ben definito perché la curva è molto ampia. Diciamo che questo ingrandimento massimo si ottiene quando la cosiddetta pupilla d'uscita dello strumento è compresa tra i 2 e i 2,5 mm di apertura. E questo chiaramente è una cosa che rivalorizza un po' quei binocoli molto bistrattati che sono appunto ad esempio il 20x50. Uno dice che il 20x50 è buio sui panorami. È vero, ma tu prova a portarlo sul cielo. Vedrai che la resa è ottima. L'esperimento che ho fatto più di una volta, ho fatto cosa aver mostrato anche ad alcuni astanti che c'erano sul campo, era provare a osservare con 50 mm, un binocolo a 50 mm, la galassia M109 situata a ridosso della gamma dell'Orsa Maggiore. La gamma dell'Orsa Maggiore è una stella di seconda grandezza,
ed è difficile vedere questa galassia che è proprio appiccicata, viene soffocata nel bagliore, quindi non si vede con 70-50, col 20-50 invece si vede. Quindi è importante perché appunto, esatto, ecco, la pupilla di uscita si può vedere facilmente in questo modo empirico, puntando o un binocolo, in questo caso il binocolo, ma funziona anche con un telescopio chiaramente, su un fondo chiaro e guardando quel cerchiolino che si vede, questa è la pupilla di uscita. Ok. Ecco, questo è un esempio chiaramente un po' esagerato per far capire. Questa è una galassietta che è praticamente soffocata da questo triangolino di stelle brillanti. Con un oculare a basso ingrandimento, magari o non si vede o si intravede appena appena. Aumentando gli ingrandimenti salta fuori. Salta fuori sia perché si allontanano le stelle, quindi si riduce l'abbagliamento, sia perché aumentando l'ingrandimento si riduce la luminosità del fondo cielo. E quindi la galassia aumenta il contrasto e quindi la galassia appare facilmente. Quindi per fare questi tipi di osservazioni è importante Bisogna andare ad alti ingrandimenti. Io, andare ad infatti, io esaminare. ho imparato esattamente il contrario. Invece mi hai spiegato perfettamente che non è così. Si possono No. usare anche alti ingrandimenti per vedere oggetti estesi e lontani. Esatto, tutto dipende dalla tipologia di oggetti che uno vuole osservare. È chiaro che se uno vuole vedere la nebulosa di Orione o vuole contemplare, non so, la nebulosa Pellicano, la Nord America, deve usare ingrandimenti bassi perché chiaramente aumenta il campo, quindi Sì. È rimane tutto più compreso. esteso, Quindi, certo. ecco. Però se non c'è anche il dettaglio, oppure in questo caso qua, io vado a cercare queste galassie molto deboli, più di una volta mi è successo appunto di galassie addirittura che non vedevo con l'ETHOS da 8, che pure è abbastanza spinto già, Eh e che sì, invece mi saltavano fuori con il 6. Okay. pensa. Sì. Proprio per questo motivo. La descrizione delle galassie osservate. Sì, ecco, Oh, questi mamma mia. sono scarabocchi che prendo di getto al momento proprio per tenere insomma, una specie di logbook di quello che osservo, perché come diceva giustamente Gianni, insomma, se uno non ricorda quello che ho osservato, in pratica non ho osservato niente. E certe volte capita anche di farmi dare qualche schizzo per controllare se è effettivamente vero che c'era quella stellina, piuttosto che non c'era. Insomma, uso un linguaggio molto stenografico, qui appunto si vede ND sta per molto debole, NDFA per molto diffusa, perché chiaramente c'era così che Giangi che lui registrava, ma io ho un po' paura di registrare, perché se per caso poi la registrazione non mi funziona, si scarica la pila, ma insomma, qualunque diavolo io succeda, poi magari Si perde perdo. tutto il lavoro di una Brava, notte. esattamente. Invece così, in qualche modo, insomma, rimane la traccia. Poi una volta a Ma casa quindi tu poi. osservi le galassie, osservi anche delle cose particolari all'interno della galassia, se c'è una stella particolarmente brillante. Sì, certo. Nelle Annoti osservazioni. tutte le peculiarità, diciamo, dell'oggetto che stai osservando in Sì, pratica. se ci sono, certo, certamente. Magari può capitare che vedo una stellina, mi è capitato più una volta di vedere magari una stellina non segnata sull'Atlante, dico, Dio, magari non c'era mica una supernova, ma proprio mi va sempre male, perché poi controllo a casa sul DSS e vedo che quella stellina c'è. Ma poi anche se non ci fosse, non è detto che sia una supernova, potrebbe essere trattato un iridium, faccio per dire che è Ok, passato sì. proprio lì, che ha In quel lampeggiato. momento, Esatto, certo. quindi purtroppo gli falsi positivi ce ne sono tanti, però insomma cerco sempre di controllare, insomma, anche perché mi è capitato qualche volta magari di aver sbagliato nello scrivere, aver sbagliato magari la sigla. Poi controllo e dice, ma capito, che galassia è questa? Non corrisponde alla posizione. Però se ho scritto, c'è una stellina, insomma, di un primo a, non so, un primo d'arco nord-nord-ovest, allora, questo inchioda un po' la galassia, cioè non, Ci sia un sicuramente è quello. riferimento, un punto Esatto, sì, fermo. esatto, esattamente. Quindi è quella e non un'altra. Ecco. Quindi è importante anche scrivere quello che c'è nel dintorno, se cioè, cerco di farlo. Cioè. Ok. L'archivio. Questo è l'archivio chiaramente che mi serve per motivi di prima, sono per tutto, insomma, tengo nota. Di tutto. Sì, quando appunto faccio il programma, poi del controllo sempre che non ci sia una che non se non l'ho fatto, oppure se devo rifare, ad esempio le galassie che sono riportate, quindi ce ne sono. Ecco qua, Sì. c'è per esempio ecco, NGC 22,
Ah no, che ho fatto col 10, però vedo che ho rifatto anche col 24. Poi ci sono Col alcune 10, galassie, col sì. Però, 24. ecco, però ci sono alcune galassie che ho fatto col 10 che non ho visto con altre. Questi vorrei effettivamente rifarle col 10. Eccoli. Ecco, sì. Ce ne sono alcune, appunto, perché se si ordina per in questo caso qua, per questa colonna, si vedono subito quali sono le galassie che ho fatto col 10 e che non hanno altre osservazioni. Quindi, Altre osservazioni, sì, non c'è segnato altro. esatto, quindi le rifaccio. E questo è no, questo qui è tratto dalla pagina, credo che l'abbia fatto Daniele dalla pagina web direttamente. Credo che sia vero, vero Daniele? Mi senti? No, non c'è. C'ha il microfono spento. Ah, queste qua sono ho il PDF, comunque sul sito c'è è riportato esattamente in questo modo. Ecco. Hai fatto così, Daniele? Questo è il catalogo NGC, poi ci sono tutti gli altri. È un estratto. Preso dal sito? L'hai fatto dal sito, no, giusto? Sì, dal sito. Ah, ecco, sì, hai fatto lo screenshot del sito, sì. Perché ho anche un PDF di tutto quanto. Questo è il catalogo UGC. Questo è il catalogo UGC, esattamente. UGCA. UGCA che praticamente sta per usare generare catalogo addendum, c'è cioè un'aggiunta di alcune galassie che non sono state aggiunte successivamente al catalogo UGC. Non sono tante, ma anche fanno sempre parte di quel catalogo. Queste sono le MCG. MCG, perché sì, sono Morphological Catalog for Galaxies, appunto ci sono, nel senso che sto qui a spiegare, ma non vorrei annoiare, però sono tutti questi numeri, insomma. Sono galassie, diciamo così, abbastanza deboli in generale, infatti sono poche, molto debole, debolissimo, molto debole, debolissimo, eccetera. Sono galassie Sì. abbastanza difficili, insomma. Un po' più semplici. Per esempio sono le galassie CGCG, che sono il catalogo di Zwicky, questo astronomo un po' che era, mi pare, svizzero naturalizzato, no, era bulgaro naturalizzato svizzero, era un tipo molto stravagante. Era quello che diceva che ci sono, diceva che esistevano i bastardi sferici, cioè i bastardi che sono uguali da qualunque angolo che li guardi. Era un tipo un po'. E ha fatto questo catalogo, sono tantissime galassie, ma d'altra parte c'è un mio amico che mi aveva detto che perché usi il catalogo CGCG e non usi il PGC, cioè il Principal Catalog of Galaxies, perché poi, come, non so se ci sono le slide successive, spiego che il catalogo che io utilizzo, Eso, è esatto, PGC, eccolo Deso, qua. ecco. Deso che è un'estensione al sud del catalogo MCG, quello di prima, è un'estensione. È una cos'è, un'integrazione, quindi una specie di. Di quelle che sono più a sud, perché le MCG arrivano fino al, credo, la fascia di 6 gradi sotto l'equatore. Ah, ok. Quelle meridionali, ok. Esatto, quelle sotto fai uso del catalogo ESO. Ok, Sono queste. queste abbastanza. Ecco, le PGC che poi è stato superato dal PGC3, contengono centinaia di migliaia di oggetti, è il catalogo, diciamo così, principale. Cioè, tutte le galassie che conosciamo, anche le galassie di Messier, MGC, Delicy, eccetera, hanno tutti anche una sigla PGC. E qua mi Ecco, sovviene una domanda per te sì. allora, no? Una riflessione. Messier l'hai appena nominato, era il cacciatore di comete. Sì, Tu è potresti vero. essere, diciamo, etichettato, diciamo così, come cacciatore di galassie, no? E quindi venire poi ricordato dalle No, generazioni no, future no, di astrofili. no, no, non sarà così perché Messier era un cacciatore di comete, ma lui chiaramente è un po' come Herschel. Molti hanno avuto l'ardire, è proprio il caso di scrivere, di volermi paragonare a Escher, perché anch'io sono musicista e Escher è un musicista, ma attenzione, io l'ho scritto chiaramente nel sito. Cioè, Escher praticamente è stato un grandissimo, forse il più grande osservatore visuale che ha costruito il cielo profondo da niente, faceva di quelle cose assurde. Io osservo quello che c'è già, è già tutto pronto, mi limito semplicemente a farmi un programma, ma un programma su cose che esistono già.
Quindi sono estremamente avvantaggiato di essere. Beh, però scusami, allora, NGC ha 7.840 oggetti, tu sei già arrivato a 25.600, 30.000 se consideriamo il fatto che magari alcuni oggetti li hai osservati giusto con telescopi diversi. Perché non creare un tuo catalogo, il catalogo Mazza, da poter poi così annoverare in mezzo tra tutti i No, cataloghi no, famosi, no? Come no, no, no? ti Stiamo ringrazio, Mara. osservando delle galassie, utilizziamo il catalogo Mazza, perché No, no? Scusami, potrebbe essere un'idea. ma perché sono tutte sigle di centri che esistono già. Insomma, persino, guarda, ti posso dire una cosa. Quando io ho cominciato a farlo, poi alla fine ho lasciato dire che mi sono un po' stufato. Quando faccio questa salve, capita spesso di trovare dei raggruppamenti stellari, anche interessanti. Raggruppamenti che servono a vedere proprio ammassi aperti che però non sono catalogati o controllati. E ho cominciato a chiamarli, con molta fantasia, cluster 1, cluster 2, cluster 3, eccetera. La Così. solita fantasia degli astrofili e degli Sì, astronomi. esatto. Solo che poi alla fine mi sono un po' stufato, cioè perché sono talmente tanti, amico, dovrei cominciare a controllare tutte le osservazioni e vedere dove nomino questi asterismi. Ordinarli tutti in ascensione retta, chiaramente non li chiamerei Mazza 1, se non mi farebbe da ridere, però ma alla fine insomma mi Beh, il catalogo sono. MZZ, perché no? No, sarebbe una cosa, lo ripeto, non avrebbe senso perché ormai anche le cose più piccole che ci sono, no? Più, non so, stelline, c'è il two mass, no? C'è il two micron. Come ti dice Sky Survey, no, il catalogo due masse, two micron wave mass, adesso non mi ricordo qual è la sigla precisa, devo andare a vederla, scusa, Sì. ricordo un attimo, ma soltanto per curiosità, vado a vedere com'è questa cosa qua, perché l'ho messa qua, dunque, che ha un nome un po' altisonante. Come ecco, two micron all sky survey, two mass, cioè qualunque sciocchezza in cielo, anche la più significata, ha comunque questa sigla di è stata appunto, come si chiama? È una sede che è stata fatta appunto nei telescopi di Mount Hopkins in Arizona, e Serra Talaudo, in Cile. Per cui è stato un lavoro gigantesco, sono contiene milioni di oggetti, quindi tutto quello che c'era da vedere c'è, insomma, quindi Esiste lì, è lì sì, dentro. esatto. Sovrapposizioni tra cataloghi. Esatto. Allora, molte volte mi hanno chiesto, appunto, mi chiedeva un mio amico Dario, quello che è poi un grande visualista che poi si è trasferito in Puglia, ma perché usi. Non usi sempre il PGC anziché usare il catalogo di Tricky, eccetera. Semplicemente perché se per ogni oggetto dovessi riportare tutte le denominazioni di catalogo avrei un database pesantissimo e ingestibile. Allora io riporto, attenzione, riporto nella mia link di osservazione che c'è anche sul sito, la prima sigla che vedo su Megastar. Questo l'ho scritto in una presentazione che è il mio principale riferimento. Quindi, se c'è, in questo caso, la M33, per esempio, la famosa galassia in triangolo, vedi quante denominazioni che ha. Quindi, Sì. ecco, io magari non riporto M33, a parte il fatto che gli oggetti mi segnano, se ne ho catalogati pochissimi, l'ho scritto anche perché, insomma, sono tutti troppo famosi per essere, quindi li ho lasciati di fuori. Però io riporto, se è un MGC, riporto solo l'MGC. Se è un Ok. MGC, riporto l'MGC. Se la prima denominazione M che vedo è MCG, riporto questa, MCG. Ok. Ecco, se invece la prima è CGCG, riporto quella. Se non è nessuna di queste per default, allora porto questa, la PGC oppure altre denominazioni, ma sono tutte di Sì. default. Ecco. Io seguo l'ordine che c'è su Megastar proprio per alleggerire un po' tutto quanto. Insomma. Adesso ti faccio una domanda leggerissima, una mia curiosità. Galassiere, no? Galassiere più che qualcosa di astronomico dà l'idea di qualcosa di gastronomico, no? Galassiere. Ma Chi guarda, ti ha soprannominato così? Come mai il galassiere?
Ma guarda, allora, i primi tentativi che avevo fatto con il linguaggio HTML erano alla fine degli anni 90. E quando, siccome avevo visto come si chiama, delle amici strofiche che avevo cominciato a farsi dei siti, a quel tempo c'erano soltanto domini di terzo o quarto livello, cioè erano delle redirect gratuite che ti davano gli abbonamenti, a quel tempo avevo, mi pare, Piscali o film così. Dovevo scegliermi un nome, diciamo così, un avatar, chiamiamolo così. Appunto, la mia passione è sempre stata quella delle galassie, anche perché sono la stragrande maggioranza degli oggetti. Ho deciso di chiamarmi Galassiere, un po' come c'era solo la musica, il musichiera, che era un famoso vecchio programma, così. Sì, un po' altisonante, però così mi è rimasto, insomma. E quindi No, è ormai bello, è mi... divertente. Sì, un po'. Anche perché cambiarlo non avrebbe... Cioè, non so se potrei... Dovrei rifare il sito da capo completamente, insomma, non No, avrei... vabbè, ormai ti conoscono tutti con questo nome, con Sì. questo soprannome, ci mancherebbe altro. Anche perché io sono su Google, per esempio, non risulto come Piero Mazza, cioè Piero Mazza riporta creda a un'altra persona, insomma, risulto come Galassiera, quindi se Sì, uno e vuole quindi ricordarmi oramai qualcosa. devi Sì, è un nome cambiare forte. nome sulla carta d'identità a questo punto. Ah, vero, potrei, sì, potrei farlo, in effetti. Professore Galassiere. Professore Galassiera, sì. Adesso che tristezza, sulla carta d'identità che ho dovuto rifare, c'ho scritto pensionato. Che No, dovevi far è la mettere cosa più triste Galassiere. che esista, la cosa più triste, sì. Oh, i riconoscimenti ricevuti, quelli di cui ha accennato prima Gigi. Eccolo qua, la Vabbè, targa dai, sì, Y. questo mi ha chiesto di metterla, insomma, non vorrei che... Comunque, sì, questa qui mi ha fatto piacere riceverla, l'ho ricevuta un po' di anni fa. Tra l'altro non so nemmeno come, vabbè, oddio, effettivamente la Y in una strofa italiana... Magari qualcuno è capitato, perché io vedo ogni tanto, perché mi arrivano tutte le settimane i reportage di Shiny Stat che mi fa le statistiche, ma sono pochissimi quelli che vanno a vedere, quelli che vanno sul mio sito. Effettivamente un sito di astronomia che è che interessa, qualche astrofila. Se fosse un sito, non so, di Beh, altre... comunque io ho curiosato il tuo sito, ho vagato un po' e hai fatto veramente bene, veramente completo. Da la parte anatomica dell'occhio che spieghi proprio come funziona, c'è cioè veramente tutto, la differenza fra le strumentazioni, i binocoli, no? È veramente interessante. Mi ci è voluto un po' di tempo in effetti, No, però hai fatto veramente molto bene. tutto sommato però non c'è tanta gente che magari appunto qualcuno dell'Uguale ha potuto usare, ha visto tutto questo oggetto e ha deciso di fra l'altro appunto non, ma, io sono convinto che in Italia ci sia qualcuno ancora che ama l'osservazione visuale, perché effettivamente è bello, insomma, tu vedi l'oggetto così com'è, cioè senza trucchi, senza... Anche soltanto guardare i pianeti, faccio capire, eh? Guardare i pianeti, cioè fa un effetto diverso vederlo visualmente che non vedere la foto. Magari la foto è più bella, spettacolare, a colori, dettagliata, però anche l'ultima volta che sono stato, guardavo Marte, Saturno, ogni tanto indulgo anche in questi fuori programma. Insomma, è bello, fa un effetto, insomma, diverso che non vedere una Beh, è foto. diverso, perché lo stai guardando effettivamente com'è in quel In quel momento con i tuoi momento. occhi e Esatto, non attraverso, esattamente. certo, un qualcosa di fotografico, di elettronico, di artefatto. Esatto, No, no, lo stai guardando con i tuoi occhi, è questo è che mi emozionantissimo. emoziona, è vero? È vero, è vero. Tre galassie da ricordare. Ecco, la seconda ho deciso di mettere questa è M33. Perché M33? Perché ho messo anche quelle altre due? Perché sono le galassie, quando cercavo le supernove, queste galassie qua, soprattutto quelle successive, mi facevano veramente impazzire all'inizio. Perché c'era una quantità tale di stelle sovrapposte così, che insomma, io adesso come faccio a controllarle tutte? Come faccio a sapere se c'è qualcosa di Di assurdo? Cioè, particolare. infatti, quasi quasi dicevo, quasi quasi l'accantono, passo ad altro. Poi però col tempo ho cominciato, ho detto, beh, insomma, ci riesce Bob Evans, se posso provare anch'io, insomma, a fare, vedere come... E il trucco è molto semplice in realtà, cioè non bisogna fare altro che prendere tutte le stelle che ci sono sovrapposte alla galassia e cercare di dividerselo in piccoli asterismi.
e controllare come se fossero proprio delle piccolissime costellazioni sovrapposte alla galassia. Allora, in questo modo, col tempo, diventano familiari. E uno all'inizio magari passava mezz'ora a controllare tutte le stelle, passiamo pure anche a quella dopo, che è ancora peggio forse. Ecco, capire la NGC 6946, che è a confine tra Cigne e Cefeo. Ecco, qua ci sono anche questa, siccome è una zona abbastanza vicina alla Via Latta, che è zeppa di stelle, e anche Sì. questa. Era veramente un problema riuscire a controllarle tutte, però appunto si cominciavano a dividere, qui c'è un piccolo allineamento, qua c'è un piccolo triangolo, qua c'è una stella brillante che ne ha vicine due, insomma alla fine diventano familiari queste cose qua. E appunto insomma, alla fine non vedevo quasi l'ora di puntarle per riconoscere questi piccoli stilismi che mi ero creato e diventavano appunto, diventava semplice, alla fine impiegavo pochissimo per fare un controllo anche di una ventina di stelle, anche quella l'ultima, anche la IC, ecco questa qua è la IC 342, si trova nella giraffa. Ecco, qui si può vedere vicino al nucleo sulla sinistra questa stringa allineata di stelle. Questa? Sono, esatto, sono sei stelline allineate. Ecco, questa stellina Queste qua. qui, ecco, la fotografia tende un po' Aspetta. a soffocarla, ma sono Sì. per esempio stelle che saltano subito all'occhio quando si punta. Ah, ok. Quindi, se uno anziché vederne 6 infine ne vede 7, capisce subito che c'è qualcos'altro, no? E Ok. quindi è un lavoro, diciamo, che richiede semplicemente un po' di esperienza. Insomma, alcune volte uno si lascia prendere dallo sgomento, cioè come faccio a vedere tutte queste stelle? Poi, ripeto, piano piano, dividendole, diventavano familiari, insomma, diventavano Sì. galassie familiari, insomma, ed Quindi erano. praticamente prendevi una porzione così della galassia e iniziavi a osservare finché non riuscivi a riconoscere qualcosa Esatto, di particolare. esattamente. Cioè, per esempio, esatto, Ok. per esempio qua c'è questa punta di freccia che si trova appunto a sinistra, in basso a sinistra del nucleo. Ecco quella roba lì. Cioè, Questa qua. esatto, sembra una punta. Quindi Sì, volendo, sì, piccoli questa con la asterismi. coda e la Sì, freccia. Sì, è esatto, vero. sì. Piccoli asterismi collocati in quei posti lì, che poi alla fine sono sempre gli stessi, per cui alla fine diventavano. E li ho scelti apposta perché erano tre oggetti che all'inizio mi facevano impazzire e poi mi sono diventati molto amici, insomma, molto amici, insomma. Perché di galassie ce ne sono tante belle, ecco. Questa qui, fra l'altro questa galassia qua, adesso qui questa immagine è molto vistosa, ma è una galassia molto debole questa qui, Ah. Si può vedere già in un telescopio da 10 pollici comodamente, però non è che sia una galassia facile, è molto, ha una magnitudine superficiale un po' intorno al quindicesimo, quindi è molto, Caspita. molto, molto stemperata sul fondo cielo. Si vede Sì, bene il sì, sì. nucleo, ma il resto è molto, molto difficile. Se Che c'è un anello limpido, è difficile da tipo di vedere. galassie preferisci osservare? Hai una tipologia preferita? Ma a me piacciono in generale quelle viste d'Italia, sono delle lame. Quello che Bertucci chiama sempre le lame d'argento, insomma, effettivamente fanno un effetto vedere queste lame, però mi piacciono un po' tutte, devo dire la verità. Insomma, non è che abbia una. Non hai una preferenza. No, praticamente no. Uno potrebbe dire le ellittiche perché sono più facili da vedere, mentre queste galassie qua, tipo la SC, sono più difficili, però in realtà no, ogni galassia c'è il suo fascino. Ha la sua peculiarità. Ah. Ecco, questo qua appunto è stato uno dei più grandi pionieri dell'osservazione rigorosamente visuale di supernove, ne ha trovate parecchie decine, in questa foto dove, che è una foto mi pare di, non so se non è stata messa la data, ma comunque credo che sia dei primi anni 90, era stato invitato a casa di Stefano Pesce, che è quello con la camicetta nera, cioè più o meno al centro, di fianco a Bertucci, Questo. esattamente, esatto. Ecco, una foto che guardo con una certa tristezza, perché di fianco a Pesci c'è, ecco, no, di fianco a Pesci, guardando l'immagine sulla sinistra, ecco, sì, questo qui è Vittorio Zanotto, che purtroppo è morto, e sotto, seduto, ecco, questo è Cavagna. Allora, Marco Cavagna è stato un grandissimo, anche lui è morto a 47 anni di un ictus, è stato un grandissimo astrofilo, aveva una vista incredibile, vedeva di quelle cose che un essere umano non vedeva,
ed è stata la prima persona con cui abbiamo tentato nel lontano 78 a fare un'osservazione su Rosa. Siamo andati con un telescopietto, con macchia fotografica, al rifugio, non la sua, la Margherita, al rifugio Mifetti, è Sì? un avamposto circa 3007, facevo un bel freddo, la verità era in settembre. Immagino. Ma è stata la prima volta che alcune persone che sono con gli astrofici si sono spinti così in alto per vedere un cielo bello, insomma, effettivamente molto bello. Insomma. Qui abbiamo fatto anche delle cose un po' pericolose, perché poi la mattina siamo andati su sotto il ghiacciaio, non avevamo niente, né ramponi, né piccozza, siamo andati su questo ghiacciaio fino su al Col dell'Issi, anche lui piaceva molto la montagna. Insomma, era veramente un ottimo astrofilo. Purtroppo ha fatto questa fine immeritata. Cavolo, che peccato. Astrofilo visionista. Considerazioni finali. Considerazione finale, qui c'è poco da, sai, quando nel lontano, appunto, 2000, cioè, non lontanissimo, 2016, avevo fatto questa conferenza a Circolo, le mie 20.000 galassie, subito c'era stato uno che mi ha detto: senti, ci rivediamo quando ne arriverai a 30.000. E insomma, io ti sposto: senti, guarda, cerchiamo di essere seri. Prima di tutto, io non sono eterno, chiaramente. In secondo luogo, soprattutto, il problema è che ovviamente non posso andare in giro con 1 metro perché non sarei assolutamente in grado di gestirlo. Quindi ho delle limitazioni di apertura, ma soprattutto proprio a causa del fatto che il massimo dell'apertura che può gestire autonomamente un astrofilo appunto sono 60-70 centimetri, questo pone una limitazione molto seria al numero di galassie che si possono vedere ancora più in profondità. Cioè, il Megastar ha un database che è enorme, però una volta che arriva, diciamo, alla 15.5, 15.6, insomma, andare oltre, diventano sempre meno le galassie che saranno visibili. Quindi io, finché ho voglia, finché me la sento, continuerò a osservare, ma arrivare a 30.000 lo considero un target veramente. E poi ripeto, non è che in fondo mi interessi più di tanto, insomma, No. a me non interessa tanto fare il numero, io vado a osservare perché mi piace, mi diverto a fare oggetti Perché ti non così. piace, Ecco, certo. se dovesse Però mai porti arrivarci, dei limiti comunque, mai. sì, no, i limiti non me ne pongo, però i limiti di fatto ci sono. L'apertura dello strumento, che ormai non posso, sulla quale non posso andare oltre, la vista per il momento ci vedo ancora abbastanza bene, però insomma, quando avrò 70-75 anni per dare una catarata, beh, ci si opera, d'accordo, per la vista si indebolisce. E poi, ripeto, le galassie che sono ancora più deboli, alla fine diventeranno sempre più difficili da vedere, quindi non so fino a che punto potrò spingermi. Vedremo, insomma, io sicuramente continuerò a osservare e vediamo quello che succederà. Insomma, la cosa importante però, ripeto, è divertirsi, non fare il numero, cioè non è che io punto, appena vedo, segno, punto, segno. No, a me l'oggetto piace guardarlo, me lo riguardo, me lo ricontrollo, eccetera. Magari in un'ora ne faccio 5 o 6 di galassie, voglio dire. Quindi Sì. Ti l'importante è godersi lo spettacolo, gusti lo spettacolo fino in insomma. fondo, insomma. Esatto, l'importante è quello, cioè non è che mi posso fare il numero, insomma. Io, Niente. Piero, so che hai scritto numerosi articoli su, diciamo, articoli dedicati al cielo profondo su diverse riviste. Quando hai iniziato a scrivere articoli, su quale riviste hai scritto? Dunque, il primo articolo che ho scritto è stato nel lontano, credo, 91-92, su Orione, Nuovo Orione, è stato, e si intitolava La focale dei binocoli. C'è un metodo, perché mi è stato chiesto una volta da un astrofilo se era possibile conoscere la focale dei binocoli senza rimuovere chiaramente gli oculari, tutto quanto, misurandolo così. Allora, con un sistema, con un semplice, con un metodo matematico abbastanza semplice, appunto, ho scritto che era possibile, che questo effettivamente era possibile fare una cosa del genere. Quindi, però, appunto, se non sbaglio, adesso dovrei andare a vedere perché non mi ricordo, non so, posso provare a condividere un attimo? Sì, esco io dalla condivisione. Sì. Ecco. Vediamo
vediamo. Basic, quello che devo fare, ah, share. Allora, dunque, se non ricordo male, perché sono passati effettivamente tantissimi anni, dunque, cosa faccio? Apro questo, sì. No, faccio, no, non è qua che devo andare, non so come trovare qua l'articolo, no? Ecco qua, si trova qua, riuscite a vederlo, la focale di binocoli. Sì. Ah, ecco, questo sì, qui, sì. Ecco, esatto, questo qui è un articolo che avevo fatto appunto nel 92, e spiegavo con una semplice, ma sono formule matematiche abbastanza semplici, che praticamente è possibile, giocando appunto sul focheggiatore del binocolo, misurando l'estrazione, eccetera, quanto, insomma, misurare insomma, effettivamente la focale di un binocolo, del binocolo. Uno compra un binocolo, uno sa che è appunto un 12x50, sì, ma qual è la focale dell'obiettivo? Ecco, senza stare lì a aspettare l'obiettivo, misurarlo, insomma, questo sistema semplice, ovviamente per calcolare questa misura. Certo. Questo è stato il primo articolo che ho fatto ecco qua, novembre 92. 92. Quindi, e poi va bene. Poi ho avuto anche una collaborazione con Celum che mi aveva chiesto di fare questi qua, Cielo Sepolto, l'avevano intitolato Vignano, cioè praticamente Cielo Sepolto, infatti, che erano oggetti bassissimi, però ancora visibili dall'Italia. Ah. Quindi in questo caso appunto la corona australe, Alfa e Beta Sagittari, che sono la gru, la costellazione della gru, le galassie dello scultore, la Fenice, la Fornax, la Colomba, che è sotto Orione, la poppa della nave, l'Antlia, la costellazione con la coda dello scorpione, che io l'ho visto per la prima volta da un avamposto sulle Alpi Apuane, però le Alpi Apuane sono soltanto 3 gradi, no, neanche, no, sto dicendo una stupidaggine. Dunque, la propria massa è circa 44, quindi è 1,5 gradi sotto Milano, diciamo così. E mi ricordo che questa coda dello scorpione l'ambiva proprio l'orizzonte, più il mare, Pensa, che l'ambiva. Quindi è bello. difficile vedere queste stelle qua dello Eccoli. scorpione. Ecco, dalla Sicilia si vedono facilmente. Quindi è stata questa fugace collaborazione che ho fatto con Celum. Intanto mi manda ancora delle news. Esco da qua, ecco qua. Qual è il punto più a sud dove hai potuto fare osservazioni? Il punto più associato, come avamposto? Come avamposto. No, mica tanto, appunto, credo che sia quello sito su Pian di Lago delle Apuane, perché col telescopio. Ah no, momento, visualmente dici? Visualmente, sì. Ma senza, diciamo così, senza strumenti, dove sono stato? Senza o con strumenti anche. No, perché con gli strumenti appunto gli sono le Apuane, invece diciamo così, semplicemente col Col binocolo. binocolo, Ah no, non mi è capitato, beh, qualche anno fa ero stato alle Maldive, lì ho visto Ah, proprio caspita. Alfa Beta, sì, sono stato anche a Cuba, insomma, si vedeva la Croce del Sud, Alfa Beta Centauri, però insomma sono sempre osservazioni fatte un po' così di sfuggita, insomma, sarebbe stato bello avere anche soltanto un binocolo, un treppiede, un posto. Buni, prendere appunti così decennamente in caso di non puoi fare, insomma, contenti la moglie perché vuole andare al mare. Vabbè, giustamente. Allora, che vedi. Però effettivamente alle Maldive il cielo era molto bello e c'era proprio lo scorpione a passare sopra la testa, insomma. Bello alto, eh. Bello, bello alto, sì. Peccato appunto avere soltanto un piccolo binocolo, tipo lì, insomma. Non Sì. sono mai stato in Namibia, Organizzeremo, ci andremo tutti assieme. mi Chissà. piacerebbe sì, però dovrei poter noleggiare uno strumento sul posto perché ma devo studiare perché c'è tanto il ben di Dio nella parte anche senza la galassia, anche nella parte meridionale della Via Lattea, sotto nella zona appunto della Croce del Sud, Sacco del Carbone. Insomma, ci sono delle gemme che sono Eta Carina, di Magellano, insomma, ci sono delle gemme veramente bellissime da vedere. Veramente Cioè, bella, eh. non è che Ne mi vale la piacerebbe vedere, pena. sarebbe la pena. Sì. Ma dimmi un po', quando non fai le osservazioni,
cosa fai? Cosa fai nella vita? Quando non osservi, quando non sei in giro con i tuoi telescopi? Ma allora, io vado spesso in montagna perché mi è piaciuta moltissimo la montagna. Adesso che sono in pensione ho più tempo per leggere, quindi leggo molto, mi piace leggere un po' di tutto. Però appunto, siccome mi sono trasferito con ambulanza da poco, ci sono sempre ancora, non sono ancora ben assestato, diciamo, ci sono sempre delle cose da fare, devo ancora fare dei lavori, insomma. Ci sono sempre sembra un controsenso, ma mi sento abbastanza vincolato per essere in pensione, forse anche certe volte anche un po' più di prima, non mi sento ancora liberissimo. Per esempio, due notti di seguito non sono più riuscito a farlo, ecco, faccio per dire, quindi adesso vediamo che quando tutto si sarà un po' calmato, vediamo se riesco a riprendere un pochino anche così da ritmo che prendevo una volta. Cioè. Bene, bene, bene. Ascolta un attimo, per chi inizia adesso questa attività, hai un consiglio, un suggerimento da dare? Sì, lasciate stare le macchine fotografiche. cominciate anche senza strumenti. Prendetevi uno sdraio comoda, copritevi bene, importantissimo, una tela comoda. Una pila rossa, un atlante semplice, cominciate a guardare le costellazioni. È importantissimo. Cioè, imparare a conoscere il cielo, sapere che cosa guardare. È fondamentale, è fondamentale. Una volta c'era appunto questo mio amico Stefano Pesci che si era sorpreso che avessi preso l'atlante dell'oranometria senza guardare l'indice, perché prendo l'atlante della metria e riconosco esattamente dove sono, ma non perché sia un genio, semplicemente perché ho passato un sacco di tempo a studiarmi le costellazioni senza strumenti, semplicemente sulla sdraio guardavo e cercavo di riconoscere sull'atlante. E ti perdevi tra le stelle. Sì, però diventavano familiari, cioè sapevo che... mi è capitato anche di recente di gente che magari appunto sono sempre lì a fare foto, guardano il monitor, il computer, e dicono, ma che stella è quella? Dico, ma come che stella è quella? Non riconosci che quella è Procione? Guardate, stelle di prima grandezza che non sanno che cos'è. No, dico, queste cose... L'eterna lotta tra visualisti e astrofotografi. Ah, sì, infatti. Sì. Sempre con queste schede... Ma no, perché poi i visualisti... Cioè, l'astrofotografo non si rende conto, siccome sta davanti al monitor, quindi ha sempre gli occhi meno abituati all'oscurità, che per lui accendere una luce bianca è normale, non dà fastidio. Ma per chi invece sta cercando le galassie di quindicesima, vedesse accendere un faro bianco, insomma, è un pugno veramente classico. E ha la pupilla dilatata di 15 centimetri. È per questo che amo molto anche appunto osservare o da solo, oppure con gente, tra virgolette, diciamo così, con Daniele, che, no, per carità, se non voglio dire che noi siamo seri, gli astrofotografi non sono seri, io ho il massimo rispetto per gli astrofotografi, siamo di astrofilia diverso, per carità, rispettabilissimo. Però, insomma, per me che sono visualista puro, insomma, se uno mi chiede come devi fare a cominciare per interessarti del cielo, dico, comincia veramente a guardare le costellazioni senza nessuno strumento. Poi piano piano cominci con binocolo, cioè proprio da partire, allora veramente te lo gusti. Certo. Perché se uno comincia subito, se compra 60 centimetri, non sa come usarlo, non sa cosa vedere, cosa può, come puntarlo, si perde, eccetera. Quindi è meglio cominciare sempre e con entrare. E con quali tipi di oggetti consiglieresti un neofilo? Io ad esempio qualsiasi cosa io vedo attraverso un oculare mi entusiasmo a prescindere. Certo. Mi piace qualsiasi cosa, poi alla fine sono molto dispersiva, per cui vedo un po' una cosa, un po' l'altra per l'altra, e non seguo un filo conduttore logico, no? Per cui per chi come me è disorganizzato e si entusiasma per qualsiasi cosa, quali oggetti consigli? Quali oggetti potrebbero fare scuola per i neofiti? Ci sono degli oggetti da cui iniziare? Sicuramente io consiglierei degli ammassi aperti perché sono belli, sono vistosi, spesso sono colorati, si vedono i colori, poi sono belli, insomma, fanno un effetto, per esempio nell'aurite ci sono tre bellissimi ammassi in fila, M36, M37, M38,
diventano proprio un'autentica esplosione stellare quando vengono guardati in un telescopio. Contrariamente a quello che uno potrebbe pensare, consiglierei in un secondo tempo alle galassie, perché le galassie sono più, diciamo, sono meno entusiasmanti, salvo poche Evanescenti. eccezioni. Esatto, sono più, insomma, richiede un occhio già più allenato per cose, insomma, presentano mediamente molti meno dettagli che non un ammasso globulare, per esempio, M13. M13 è un ammasso bellissimo, oppure certe nebulose come la nebulosa di Orione, insomma, ha delle particolari, veramente. La zona del trapezio, poi di fianco dove c'è il confine tra la parte riflessione e la parte invece a emissione, insomma, cambia addirittura la colorazione. Io sono convinto che qui c'è stata una vecchia diatriba, insomma, quelli che dicono di vedere i colori sulle nebulose. Sono sempre stato piuttosto scettico, insomma, l'occhio umano durante una visione notturna, così la visione scotopica, non è in grado di vedere i colori, però può vedere le differenze differenti tonalità di verde, per esempio la nebulosa Trifida, mi è capitato una volta di puntare in una bellissima notte a San Marco di vedere differenze, ma non tanto, chiaramente non si vedono blu e rossa, però si vedeva la parte a emissione verde e quella per riflessione, forse per contrasto si vedeva di un colore viola. Quindi si Penso, notano queste differenze visualmente, però sempre nell'ambito della visione notturna, se la visione è scotopica, che appunto non permette di vedere i colori. Ecco, certo. i colori si possono invece vedere sulle stelle perché le stelle sono puntiformi, sono diciamo delle piccoli concentrati di luce che possono andare a colpire i coni e i coni sono sensibili invece ai colori. Quindi gli ammassi aperti poi si possono vedere effettivamente i colori. Non Che bello. vistosissimi, però sì, insomma, ci sono delle stelle meravigliose, per esempio la gamma Andromede, o ancora più semplice la Albireo, si vede chiaramente. Una Sì. stella rossa e una stella blu, insomma, ci sono effettivamente delle doppie, sono spettacolari. Questi sono i primi oggetti che consiglierei di vedere. Poi, in un Da cui secondo partire, tempo, diciamo. sì, quelli più immediati, ecco, anche le Pleiadi viste, per esempio, in un binocolo sono fantastiche. C'è, per esempio, Daniele che ha preso un binocolo che è favoloso, che è cos'è, un 30 per 50, no, per 150, no, cos'è che è? 20... No, ma tu puoi cambiare gli oculari, no? Sì, 28x150. Ah, ecco, io ci ho guardato, è veramente una roba spettacolare, cioè è più bello vedere quel binocolo lì che non vedere il mio telescopio, perché la visione binoculare Sì. ti dà l'impressione proprio della tridimensionalità, anche se in realtà non esiste la tridimensionalità su oggetti così lontani. È un effetto più che altro psicologico, però la visione binoculare è molto riposante e permette di avere una visione più entusiasmante di quello che si guarda. Ecco. Quindi sicuramente cominciare con gli oggetti più vistosi e poi via via. E E poi sempre quelli più deboli. poi Perfetto, sono più deboli, insomma. avete delle domande? Gigi, hai delle domande? Ne ho io una o due. Franco. Sì. Sì, dimmi. Dunque, Piero, intanto. allora ti presento Franco Floris, che è uno dei nostri astrofotografi. Ah, ho cominciato, ho È fatto 10-15 anni da visualista. un consigliere. Ah, bravo, bravo. Avevo prima un Newton 250-1200, Ah, che buono. poi per limiti di età ho venduto perché comincio ad avere 75 anni e comincio a pesare, Beh, andare in giro con. Franco ne ha passati gli 80. Però, dunque, volevo chiederti, ma non ho capito, forse mi sono distratto. Gli oggetti con che metodo li centri? Cioè, passi da una stella all'altra Sì, basandosi esatto. sulle cartine? Sì, esatto, è il classico metodo consolidato chiamato star hopping. Infatti, ecco. Ecco, mi faccio, sì, infatti quando sia Germano, sia, adesso ho originato, mi fanno i telescopi, mi hanno tutti e due chiesto se volevo gli encoder. Dico no, non voglio gli encoder, assolutamente. Prima di tutto perché è un telescopio così povero. Il GoTo è bandito. Ah, no, ma no, quello è assolutamente bandito. Gli encoder sono Scandaloso. semplicemente dei dispositivi dove muovendo il telescopio appaiono velocissimamente dei numeri che ti permettono di arrivare. Ma il problema è che, a parte il fatto che aumentano moltissimi i costi perché sono costosi, ma soprattutto mi aumentano le dimensioni. Ora, se devo trasportare un telescopio da 70 centimetri, non in un camion, ma in una macchina,
E chiaramente il bagagliaio non ci deve stare sotto le scopo, c'è tutta un'altra cosa, cioè le rampe per poterlo caricare, cioè la borsa degli oculari, magari appunto la scala, La scala. bravissimo, poi tutta una serie di cose che mi servono, insomma lo spazio è limitato, quindi gli Certo. encoder portano via molto spazio effettivamente. Certo. E Quindi poi soprattutto scusa, le cartine che usi, dalle cartine rendono la appunto la stella visione di del dorso riferimento, rovesciata. esatto. Appunto, la principale stella di riferimento, la più vistosa, è quella che Quindi mi sposto. danno l'immagine, rappresentano un'immagine rovesciata, alto, basso, sinistra, destra. Sì, esatto. Sì. Allora, io devo chiedere subito una cosa, cioè, da questo punto di vista sono molto handicappato, cioè io per poter usare star hopping, io ruoto la cartina. Perché se devo tenere la cartina dritta, dico allora qui è segnato che mi devo spostare a destra, quindi devo spostarmi a sinistra. Qui è segnato in Infatti. basso, quindi andare in alto. Invece tanto mi perdo. Ed è il motivo anche per cui non riesco a trovare niente con i cercatori dotati di prisma. Questo è ancora Infatti. peggio perché la immagine viene ribaltata. Infatti. Infatti. Ecco, ma mi darebbe fastidio anche se avessi un cercatore con l'immagine raddrizzata, perché io vedo l'immagine raddrizzata a un cercatore e poi l'immagine a capovolta. Ecco, Esatto, non quindi, coincide. esatto, quindi io giro la cartina, non è necessario che me la stampi al contrario, basta che me la giri e in questo caso controllo quello che vedo nel cercatore con quello che vedo nella cartina. Beh, ma non è più semplice stamparla, non puoi stamparla rovesciata, Sì, posso sinistra, stamparla rovesciata, destra, ma alto, non. basso? Sì, ma non mi costa niente anche girarla, faccio prima. Anche Ma se la giri, però, perché. se la giri, raddrizzi solo un punto di vista, non sinistra, destra. No. Allora, la visione del cercatore, se non ha il prisma, non è che ribalta a sinistra e destra, rovescia tutto, quindi Rovescia tutto, esatto. esattamente come se girassi la cartina. Tra l'altro, questo è importante, perché uno stampo. Perché molte volte la cartina non devo ruotare in 180 gradi, magari devo inclinarla soltanto. A seconda di dove punto, potrei per esempio, faccio per dire, avere l'ovest che si trova in basso a sinistra e l'est in alto a destra, faccio per dire. Ora, in questo caso io inclino la cartina. Quindi anche se la stampassi al contrario, mi troverei comunque nelle condizioni di doverla girare per fare in modo che quello che vedo sulla cartina sia esattamente quello che Sì, vedo nel quello che campo vedi, sì, perché dipende dell'oculare. dalla posizione del focalizzatore. Esattamente, no, proprio dalla posizione dell'oggetto dove si trova in cielo, dove si trova in Sì, cielo. però a seconda che il focalizzatore sia posizionato un po' ruotato, un po' di qua, un po' di là, poi quando vedi metti l'occhio, l'immagine che tu vedi, la vedi un po' Ah, ho capito quello spostata, che vuoi capito? dire. Sì, ho capito, sì, certamente. Man mano che il telescopio mi si alza, chiaramente il campo tende a ruotare in senso orario, E chiaramente. infatti, E infatti. quindi, man mano, nel Ci corso vuole una delle bella ore, esperienza, insomma. sì, ma è una cosa molto semplice, basta Perfetto. anche la Ah, cartina bastano ruotarla. 20 anni, 20 anni di osservazione. Ma molto meno, ci si fa la vita di Punta! solito. Sì, Poi un'altra cosa, con i tuoi mega strumenti, sei mai riuscito a vedere la testa di cavallo? Ci riesci? la testa del cavallo si vede, l'ho vista la prima volta in 40 centimetri. Si vede molto bene, cioè molto bene, diciamo, si vede abbastanza contrastata, usando ingrandimenti non tanto alti e soprattutto un filtro interferenziale H-beta. Ecco, infatti, giusto. All'H-beta si vede benissimo. Senza filtro si può intravedere, ma è molto debole effettivamente. Però Ma con infatti. 40 è facile, e anzi, ha una forma particolare, quasi, sembra quasi più grossa, proprio, si vede proprio questa manata nera che si staglia sulla IC239, Ma infatti credo. io quando facevo il visuale senza filtri non sono mai riuscito. No, Senza filtri. ci vuole il A filtro. parte con 250, quindi. Sì. Ma addirittura, non so se è presente, la nebulosa California, quella che si trova in Perseo, Perseo. no, ecco, esatto, la nebulosa California è molto estesa, quella si può vedere a occhio nudo col filtro H-beta, io non ci volevo credere. L'ho letto una volta su Sky in Telescope, ho provato e si vede effettivamente bene. Mettendolo davanti agli occhi? Mettendo davanti all'occhio il filtro, si vede proprio la nebulosa, ma si vede bene, Pazzesco. perché. Lo stesso alla Nord America, allora, perché io non l'ho mai vista in visuale. No, in America si riesce a vedere anche senza filtro, molto debole chiaramente.
Però la volta medica è più da filtro UHC che non da H20. UHC è un limite O3, ecco. Mentre ci sono certe nebulose, come per esempio appunto la testa di cavallo, l'altra che abbiamo visto dalla California, ma anche credo che sia la Cocoon Nebula, che si trova o anche la Crescent Nebula, si trova nel Cigno, in Cigno. Questi sono più oggetti proprio da H-beta, però ci vuole il telescopio. Certo. Telescopio. Va bene così, grazie. Ci sono altre domande? Faccio una domanda proprio da ignorante di Dobson. Io ho sempre montature equatoriali. Certo. Strumenti così importanti, così grossi e pesanti, quando hai inquadrato l'oggetto per inseguirlo, non è un po' complicato oppure rimane una cosa fluida? Come fai? No, in effetti quando si osserva 450 più ingrandimenti scappano abbastanza la svelta. Perché se sono vicino al polo c'è un po' più di respiro. Però la maggior parte delle volte, se sono verso l'equatore, in effetti scappano molto velocemente. Scappano molto velocemente perché come un campo di 15-16 primi si vede abbastanza facilmente. Insomma, lo spostamento di circa appunto 15 primi circa al minuto, e quindi se si pensa che l'osservazione è abbastanza agevole quando l'oggetto si trova nei pressi del centrocampo, bastano pochi secondi perché l'oggetto vada fuori. E infatti quando non sono sicuro di averlo visto devo scendere dalla scala, ricontrollare e riprendere l'oggetto, quindi prendo esattamente la posizione dove esce, cioè l'ovest, e quindi cerco di muovere subito lo strumento nella stessa posizione senza dover rifare il puntamento col cercatore, perché sono ovviamente più lunga. Questa è una seccatura, in effetti. Ammetto che è una seccatura. Ma serve una seccatura anche con l'equatoriale se non c'è il motor aria, comunque. Ah beh, certo, sì. Passano velocemente. Sì. Bene. Daniele? Ma nulla di particolare, per me stasera è stata musica per le mie orecchie. Uno dei pochi visualisti con cui vado d'accordo. Direi che con Piero sono assolutamente allineato su tutto. L'unica cosa forse che ci divide è la mia preferenza per il Telrad piuttosto che però... Che fra l'altro riesco a capire come faccio Daniele a puntare col Terrad. Io non ce la farei, perché a parte il fatto che al Giova c'è spesso umidità per cui si appanna, si vede una macchia rossa. Ma c'è anche un po' di protezione adesso, dai, ho fatto anche... Sì. Ma io non so. Bellissimo, è stata bellissima, Piero. Io ho il Telrad, ma ce l'ho in terra, non lo uso mai. Io uso il supporto per spostare come una maniglia. Per spostare... se ci sono altre domande, vi ringrazio molto per l'invito. Mi ha fatto molto piacere. Insomma. Dunque, dalla chat non ce n'è domande, a parte qualche osservazione, ma... Non ci sono domande sulla chat. Sì, Mirko ha scritto che cosa, Mirko? Niente, che il Megastar è aggiornato al 2017. Ha scritto. 2017, ma è sicuro? Sì. Pare di sì, l'ha scritto Mirko, poi ha... Vediamo se ci risponde Mirko. Mirko è presente. Mirko? Ah, è uscito ora, forse c'è un problema. Ah. Sì. Ah, ecco qua, vedo, il Megastar aggiornato 2017, ma io so che l'ultimo aggiornamento, ma che ha fatto... allora, la versione che ho io è la 5.0.04, so che esiste, è stato fatto un aggiornamento in Italia nel 2012, 5.0.14, quindi una cosa piccolissima, ma non sapevo più di... Ma se riesci a mandarmi il link dove scaricarlo, me ne sarei grato, perché... Forse è uscito per cercare di collegarsi a qualcosa di qualche lingua. Perché ripeto, un Atlante è validissimo, nonostante tutto è validissimo. E mi dispiace che sia stato lasciato. Niente. Se riuscisse a farmi vedere il link, ne sarei veramente grato. Poi lo recuperiamo. Glielo diciamo. Grazie, fate un favore, perché io ho cercato anche questo aggiornamento.
questo minimo che nel 2012 non sono riuscito a trovarlo. Quindi... Sì, sì. Allora. Paola, fare ancora una domanda? Paola? Paola? Mi sentite? Dimmi, sì, sì, sì. Dimmi. Ah, volevo solamente augurare lunga vita a Piero, perché il catalogo PGC, se non ricordo male, contiene 923.000 galassie o qualcosa di... Ah, quello limite, completo. Quello completo, sì. Sì. Vabbè. Ci vorrebbe un telescopio tipo il... Un palo. Se no, un telescopio binoculare da 10 metri, forse. Beh, acquisterai 4-5 telescopi contemporaneamente, osserverai attraverso questi 4-5 telescopi, no? Ah, e perché tua moglie te lo permetta. Fare ancora una domanda io? Sì, sì, prego, sì, prego Franco. A proposito sempre di oggetti impossibili da vedere visualmente, sei mai riuscito a vedere Sirio B? Allora sì, una volta sola, sai chi me l'ha fatto vedere, Sirio B? Me l'ha fatto vedere questo Davide Pistritto, appunto che è pugliese, che veniva spesso con me a fare osservazioni. Me l'ha fatto vedere col suo 40, durante una notte che era veramente, c'era un sì veramente molto buono. Ma con qualche trucco? O... No, mi diceva, io non lo vedevo, la verità, non lo vedevo, e lui continuava a insistere, no, guarda in questa direzione, lui aveva una cartina con le posizioni di Sirio B. E si vedeva ogni tanto questo puntino blu, stranamente, pensavo di vederlo bianco, invece si vedeva stranamente blu, se poi era quello, non so se l'ho visto. Io ho detto alla fine sì, mi sembra di averlo visto, ma è un oggetto proprio... è un po' come la faccina della stellina centrale della nebulosa della Lira, ma si vede, non si vede, così. Io la prima volta l'ho visto col 40 e non sono riuscito a vederlo col 60, questa è una cosa assurda. Forse perché il 40 faceva le stelle più puntiforme, forse la parte era migliore, era in quel caso lì. Perché il problema è che la parte centrale dell'anello, della lira, è chiaro, non è scuro. Quindi non c'è contrasto. Non c'è contrasto. Esatto, basta. È qua come guardare attraverso una prima. Ma di che magnitudine è la stellina? Ma dicono che sia intorno alla... non è che sia assurdo, mi pare che sia intorno a 15. Certo. Quindi, però appunto non è, perde contrasto perché il centro è chiaro, appunto. Su quegli oggetti che si vedono o non si vedono. Io su Sirio B, ripeto, mi sembra di aver visto questo puntino blu. Lui mi ha confermato che effettivamente è blu, però... è una mano sul fuoco, non ce la metterei. Sì, non ce la metterei proprio. Ma sono tu, Franco, eri riuscito a vedere il Sirio B, no? L'avevi fotografato? A fotografarlo, che è diverso. Sì. Perché se fai un diaframma apposta, praticamente gli spike, che sono i raggi di diffrazione, portano via un po' di luce alla stella principale, e se fai cadere Sirio B tra uno spike e l'altro, lo becchi. Però non è facile. Fotograficamente. Si vede facilmente sul visore della macchina fotografica. Sì, me l'hai detto. Attaccato a C9. Pare che aiuti molto in questo caso, però in realtà ci sono, cioè, un diaframma esagonale. Sì, io con quello l'ho fatto. Vedi? Ah, allora vedi. Sì. Con l'esagonale si vede un puntino... Sì. Ora l'esagonale me lo sono fatto io di mia iniziativa, probabilmente facendo nella costruzione bisogna fare due cerchi concentrici, poi all'interno di quell'interno, all'interno del secondo cerchio costruisci l'esagono, poi lo ritagli, no? Certo. Ecco, non ho capito se aumentando la distanza tra i due cerchi migliora, farò una prova. Cioè, in pratica, diaframmando di più. Ho capito. Quel casino è esatto, si arriva un po' un compromesso, perché diaframmando si riduce effettivamente, però si riduce anche la luce, quindi ma non solo della... Io l'ho fatto con il C8. Si riduce anche la luce della del compagno, ho un compromesso. Infatti, per tentativi.
Sì, è un po' come una lucciola vicino a un lampione, è difficile da vedere. Sì. Però insomma, non è nettidissima, però ce l'ho fatta. Roberto Ponasti ha scritto, non conosco il programma, ma sembra, mi sembra di capire un recente aggiornamento a questo indirizzo e ti ha mandato l'indirizzo sulla chat. Ah, ecco, dov'è? Vediamo un po'. Ecco qua, sì. Allora, aspetta che lo copio, provo a copiarlo. Se riesco a... No, mi sa che non riesco a copiarlo. No, se mai te lo spieghiamo sulla... No, sulla... no, rimane nella registrazione comunque. Ah, okay. Ah sì, non riesco a copiarlo in effetti. Mi si evidenzia ma non mi si copia. Basta fare print screen, dovresti farcelo. Che devo fare? Faccio lo screenshot. Cattura, no? Sì, infatti, cattura schermata. Cioè, no, che volevo proprio copiare il coso. O fai una foto col telefono, visto che sei un visualista. La cattura schema va benissimo, sì. Lo vorrei vedere. No, te lo devi ricordare, non puoi fare le foto. Io riesco a copiarlo però, Ma io non riesco. Ma certo, non è io. Ah, noi sì, perché siamo alla regia. Noi possiamo. No, provo, no, mi si evidenzia, ma poi non mi si copia. Te lo mandiamo. Ah, ecco, aspetta. Allora, ecco, sono riuscito ad aprirlo. Ok, infatti. Ok, eccolo qua, sì. Non mi si copia, però mi si è aperto. Aspetta, comunque mi copio l'indirizzo. Così a posto, perfetto. Ti mandiamo poi il file della chat. Ah, va bene, anche grazie. Sì, sì. Ce l'avete il mio indirizzo mail, no? Sì, sì, ho tutto. Sì, sì. Perfetto, perfetto. Sì, sì. Perfetto. Ci sono altre domande? Qualcun altro ha qualche curiosità? Io sono rito. Se non ci sono domande, allora io. Volevo ringraziare Piero per la passione con cui ha trasmesso in tutti i suoi racconti e in tutte le sue descrizioni e per la semplicità con cui ha reso cose anche importanti, complesse, descritte in modo semplice e veramente piacevole. Grazie. No, ringrazio io voi per avermi invitato, mi ha fatto molto piacere, ho conosciuto persone nuove, insomma, e soprattutto appassionati. Insomma, va bene. Bene. Allora, una buonanotte a tutti, grazie. Grazie, grazie di tutto. Grazie. Speriamo di incontrarci di persona. Ciao a tutti, buonanotte. Buonanotte, grazie, arrivederci. Grazie.